E quello che state ascoltando è Fumble! Che ha già accumulato 6 metalli ancora prima di iniziare questa puntata. È finita la confezione di Mikado. Siamo quasi, ancora all'inizio. Quasi. Sto cominciando ad aprire la prima dell'inizio della puntata. Siamo partiti bene però questa Siamo volta. Siamo partiti bene, con 7 metalli ancora da segnare su sto coso. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, in Italia e all'estero. Continuiamo la nostra crescita in Russia e Brasile tutte le settimane. Cresciamo in Russia e Brasile. Sì, grazie anche agli amici svizzeri che ci ascoltano. Grazie, grazie. Quindi Svizzera, Russia e Brasile. Infatti il prossimo one shot sarà metà in russo e metà in brasiliano. Da. Ma noi in ticinese perché non riusciamo a capirlo purtroppo. O a parlarlo. Esatto. È difficilissimo. Neanche in italiano quindi. No. Le cose importanti ve le diciamo subito, e cioè settimana prossima... Abbiamo ancora tempo di dirlo nella prossima puntata, ma sabato 15 dalle 10 del mattino fino a sera inoltrata ad libitum saremo io e Claudio 2 alla UESM, Casa dei Giochi di Milano, via Santo Guzzone, vicino a Sesto San Giovanni, via Santo Guzzone 8, ho controllato prima per essere pronto, Conte Guccione. Per il Free RPG Day, e ci saranno ricchi premi e cotillon, perché ci sono 6 giochi da provare. Di cui alcuni li conoscete già, perché ci sono Clotto e Gattai. Ci sono ovviamente Not the End, che giochiamo stasera. La beta di Not the End, sì. L'ennesima versione. La 12.178. No, la 0.12. 0.12.178. La scheda è alla versione 32, a dirla tutta. Non sto scherzando. Ci sarà Monogatari, che pure quello conoscete perché Monogatari abbiamo già fatto una. Più di una sessione. Vero. E poi ci saranno 2 giochi che nessuno ha ancora provato e che proverete per la prima volta come cavie da laboratorio. Yes. Che sono Being Human, che è un masterless ispirato American Gods. Bello. Ci piace. E Dash Punk, che è il gioco scritto da Jacopo Colò, che vi ricorderete di, per personaggi come Ongo. Potete anche Jacopo. Conoscere Dash Punk come Underscore Punk. Underscore Punk. Che invece è un gioco di ruolo di narrativa speculativa su il potere contro i punk ribelli. Che vuol dire narrativa speculativa? Eh beh. Che è fatto per esplorare la narrativa più che la storia personale di una persona. Cioè è fatto per esplorare il rapporto dei ribelli contro il potere che detiene la tecnologia. Quindi è tipo un gioco di ruolo manageriale. No, però le tematiche che vuole esplorare sono quelle, non sono divento figo, haha, sono più bravo di voi. Cioè, è esplorare il rapporto di una persona con il mondo che lo circonda. Cioè, diciamo, se Not the End ti fa vivere le storie di eroi che sono disposti a combattere per qualcosa in cui credono, invece se Not the End avesse un taglio più simile a quello di Dashpunk, tu esploreresti la tematica dell'equilibrio fra la speranza e la disperazione. Sì, però basta autocelebrazioni, eh. No, ma stavo cercando di fare un paragone. Not the End, Not the End. Claudio, non è che parlava di Clotos così tanto quando giocavamo. Che però tra l'altro ha vinto Che ha vinto come migliore perché non se la menava. Che ragazzi, mi è venuta una voglia incredibile. Ma stavo facendo un parallelo, cazzo. Intanto salutiamo anche Leo, che ci ascolta per la prima volta in diretta. Non ciao, so ciao, che Leo. Sei ciao Leo, benvenuto. Benvenuto, sei messo proprio la puntata giusta. Hai scelto esatto, sì, una puntata che dovrebbe essere in teoria drammatica, ma... No, perché l'ultima volta ho rotto le balle a Pustorino per i sacchetti, oggi non li ha portati, dovrò trovare un altro motivo. Mi sembra giusto. A proposito, prendete un sacchetto ognuno, te. Grazie, grazie. Sacchetti, lo prenda, lo prenda. Ecco, a me non serve. Me lo di. Ne hai portate a sufficienza, tra l'altro. Sì, è incredibile. Non ti puoi attaccare neanche a quello. Ero terrorizzato dalle conseguenze. Io metto un nero dentro. si scioglie. Vuoi trovargli un difetto? Vedi, i sacchetti non sono abbastanza larghi. Dipende dalle mani. No, ci sta. Peraltro questo è metallo per... E arriviamo a 90, grazie. Allora, io lascerei un secondo la parola a Simone per fare da gancio di collegamento con l'ultima puntata, per ricordare anche a chi non era con noi, tipo Gianni. Ah, ma io l'ho che ascoltato. Cosa è successo? Vabbè, ma lasciami il tempo di condividere il post. Allora. Ecco, facciamo fare il cambio. Noi diamo neanche un attenuante. No, un aggancio anche per chi, visto che questo è un one shot, ci può essere qualcuno che si è collegato senza sapere nulla. Questo sì. È una one shot storica, perché fa parte assolutamente della storia. E soprattutto dove? È storica, diamo ancora un po' di tempo a Claudio, perché è storica anche perché, se non sbaglio, ma correggetemi, ma credo di esserne quasi certo,
Questa è la prima volta che facciamo il passato di tutti i personaggi. È vero. Non credo che a Fumble abbiamo mai fatto il passato di tutti i personaggi separati. Alcuni magari erano accorpati in una puntata. Comunque questo è il passato di Eric. Ti aggiungo un particolare. È la prima volta che facciamo un passato del mio personaggio. Wow. Non è vero, Broxnar. Anche se in realtà non era proprio il passato del personaggio, perché lui sapeva di essere lui nel suo passato. Ah, è vero. Era nella continua. Era uno spin-off. Esatto. Questo è proprio il primo background di un dove ho giocato wrestler io. Esatto, bravissimo. Che puntata. Caniparla. Erano i coboldi. Caniparla. Allora, ci eravamo lasciati nei pressi di Coriolis, dopo che avevate scelto di zizzagare attraverso i pianeti prima di Kua. Sì, ma è riassunto anche per chi non ci ha mai ascoltato. Il nostro equipaggio, dopo varie peripezie. Che comincia dalla puntata 320. Non c'è nessuno dell'equipaggio. Anche Eric, di cui questo è il passato, in realtà non è quello che conosciamo. Quindi. Ah sì, dell'equipaggio attuale non c'è nessuno. E non siamo neanche sulla Calypso, quindi siamo su un'altra nave. Ma arriviamo al dunque prima di saltare indietro, ricordandoci che stavamo appunto zigzagando fra i pianeti per arrivare al sistema di Kua. Avevate intrapreso e scoperto che Zero aveva ancora una scheggia di oscurità dentro. Zero aveva una scheggia di oscurità dentro di sé, che è apparentemente dopo il salto gonfiata ed è uscita fuori, o almeno si è ridestata, è meglio definire, perché voleva principalmente prendere il tuo controllo, ma tu hai cercato di ucciderti con la bacchetta e avendo detto parkour non ci sono riuscito. Però Samad è riuscito a esorcizzarti e avete anche scoperto che oltre alla bacchetta e le pistole e tutto, la spada monodimensionale, non la mononucleare, monodimensionale. Mononucleosi è il nome della mia spada, quindi è una spada mononucleare. Beh, comunque, in realtà, per farla un po' più breve... Sì, sarà brevissimo. Se non mi interrompi oggi 5 secondi, mi sarò lentissimo. Non gliene frega niente. Cioè, prima mi chiedi di fare il riassunto e poi rompi la cabasisi. Sta al tuo posto. No. La spada che è di energia ferisce l'oscurità. E quindi siete riusciti a sconfiggere questa oscurità e avvicinati al pianeta di Kua. Dove, un attimo prima di agganciare il segnale e entrare dentro la base di Coriolis, avete visto nella prossimità la nave monarca dei Paria. Eric ha avuto un classico attacco di panico. Eric il pilota della nave. Eric il pilota della nave. Si è svegliato. Si è comportato in maniera quasi umana. Per la persona che di che solito che di solito è completamente un pazzo scatenato. E ora ci introduciamo nei cupi ricordi. Sì, perché Eric è rimasto appallottolato in un angolo della sua stanza, è entrato per la prima volta nella sua cabina da quando siete su questa nave, è accovacciato e sta continuando a ripetere: il giudice ci giudicherà, moriremo tutti, e qualcosa del genere. E in questo momento entriamo nella mente di Eric, vediamo superando l'alcol, i fumi, le nubi. Le nubi della memoria, non sono nubi della memoria, alcol. No, è alcol, sono i fumi, lo spirito, il vero spirito. E ci avventuriamo nella mente di quello che è il corpo di Eric, ma non lo spirito che lo abita in questo momento. E vediamo qualche flash per un attimo. Una nave, ne leggiamo solo il nome, Ifrit, che sfreccia per il sistema di Kua, cercando di zigzagare mentre qualcuno sta sparando contro la nave. All'interno ci sono 5 persone, un tecnico che sta cercando di deviare i flussi energetici verso il motore per darsi una spinta più veloce e cercare di sfuggire ai cannoni degli avversari, il meccanico che sta riparando
Non vi preoccupate, tutto sotto controllo. I giunti al volo cercando di sistemare tutto quello che può ancora rompersi ed evitare la tragedia finale. Il medico che sta controllando insieme al tecnico i sensori della nave. Il tenente. Il tenente che tiene la sedia ferma probabilmente a scaldare. Che si sta lamentando, no, che si sta, cioè nel senso che sta esortando tutti a fare il loro lavoro meglio. I miei tempi le navi viaggiavano più dritte. Sul sedile della Ifrit vediamo Eric. Un Eric più giovane, con lo sguardo deciso, sicuro, che sta pilotando in una maniera magistrale attraverso i detriti di altre navi distrutte dai cannoni di questi avversari. E dopo qualche istante vediamo altri flash, una piccola esplosione. Il meccanico viene sbalzato da un'onda d'urto, la nave inizia a girare su se stessa e pensate di essere tutti morti. Vi risvegliate però, non sapete quanto tempo sia passato, non siete legati, siete stati bendati, siete stati ricuciti dove vi eravate feriti, le vostre ossa sono state ricomposte, vengono tenute ferme da dei gessi o da degli impianti più tecnologici e tutti e cinque siete sdraiati su dei letti, sembra di una nave ospedale. Non ricordate in questo momento chi fossero gli uomini che vi stavano sparando, però siete contenti di essere sopravvissuti a quest'ordalia, anche se probabilmente la vostra nave non ha avuto una fortuna. Ma siamo legati o siamo solo immobilizzati? Ho già detto che non siete legati, quindi. Ma ci riusciamo a muovere? Nonostante i gessi e sì, le cose varie. Al netto del fatto che potresti avere il braccio un po' legato, okay. Sì. Quindi non è che siamo in doppia gambe ingessate, braccia ingessate. Fantocci. No. Okay. No, no. Buoni al rifornimento. No, nonostante il vostro essere probabilmente stati coinvolti nella quasi esplosione della vostra nave, le ferite riportate sono veramente poche. E ve la siete cavata con qualche livido, qualche taglio, magari un osso un po' incrinato che però si sta già sistemando grazie alla tecnologia della stazione Coriolis o della nave ospedale dove vi trovate. Ce la siamo vista brutta, eh? Ci siamo tutti, giusto? Mi guardo intorno. Per ci siete solo tutti bene? Sì. Sì. Sì, capitano! Ma che sì, no, è un casino, scusate. Sì, sì quanto? Forse un bel braccio dolorante, ma direi niente di rotto. Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. È una vecchia battuta. Non piove, non spazio, cazzo dici? Te la spiego dopo, Jagger. Su, non fare quella faccia, siamo vivi, siamo non si sa dove, ma a quanto pare non ci stanno torturando. Ma che spiega? Non spiega. Sono i pirati. Capite, ma in cazzo, eravamo vivi pure prima. Sapevamo dove eravamo... E adesso non lo sappiamo e avevamo una nave. E invece adesso non ci abbiamo più un cazzo. Beh, siamo in una nave. E se non altro i siluri non ci hanno fatto esplodere il culo, che dici? Beh, consolazione di merda, scusa, che c'entra? Sì, in effetti il tenente ha ragione. In effetti è una mia responsabilità se la nave è stata abbattuta. Sono contento che siate tutti vivi, ma mi dispiace di avervi cacciato in questo guaio. Peraltro che è successo? Cioè, come ci siamo arrivati? Non lo sapete. Non lo sappiamo. Non vi ricordate chi vi stava sparando, vi ricordate che siete stati colpiti, la vostra nave ha iniziato a girare e vi siete risvegliati in questa sala di ospedale. Beh, siamo vivi, siamo tutti insieme. Nella sala ci siete solo voi cinque e vedete che non ci sono altri letti vuoti che possono essere riempiti, okay. È proprio una stanza da cinque letti. Ma ci sono telecomandi per chiamare medici, infermieri? C'è l'interfono di fianco alla porta, ma prima, Eric, dimmi chi c'è con te nella stanza, perché i vostri personaggi non li abbiamo presentati ed è un tuo ricordo. Ok, allora. Vabbè, ci sono io che sono il capitano Eric Lassard, avevo il comando della Ifrit prima che arrivassero queste cannonate, sono un soldato, combatto per una causa e... Loro sono il mio equipaggio, la mia nave era una nave militare, evidentemente abbiamo avuto un conflitto a fuoco con gli avversari della nostra flotta e la nostra non è andata un cazzo bene.
All'interno della mia nave ci sono Il tenente Jagger. Perfetto. Il tenente Jagger. O la tenente Jagger. Non abbiamo ancora capito se uomo o donna. Sappiamo solo che ha la barba e i baffi. E tendenzialmente viene impiegata un po' per tutto. Il suo compito primario è spronarci a fare meglio insultandoci, nel senso che si lamenta di tutto e sarà stata la fatina del cazzo. Esatto, sarà stata la fatina buona del cazzo, esattamente. È un po' il nostro sergente maggiore, ma sfortunatamente tenente, quindi è un ufficiale. Poi abbiamo il nostro Infinity, il nostro Fei per gli amici. Fei per gli amici, il nostro meccanico del cuore, nel senso che oltre a tenerci tutti uniti e tutti felici, esatto, tutti di buon umore, è un meccanico con i controfiocchi e quindi se non si è potuto riparare quello che è successo è perché evidentemente era irreparabile. L'unico non militare. Esatto. È un personale civile, però imbarcato naturalmente. Poi abbiamo il nostro paramedico, il tenente Priya Kaur. Tenente Priya. Passato paramedico, riciclato medico militare, sì. E quindi esatto. È sostanzialmente la persona più a suo agio nella stanza in cui ci troviamo. E poi abbiamo il nostro scienziato di bordo, Arses, che è sostanzialmente il tecnico. Sì. E quindi tecnico è una parola riduttiva, in realtà è proprio uno scienziato, quindi è uno sperimentatore. Strano, non hai mai detto che si muore. E siamo insieme da un po' di tempo, quindi non siamo un equipaggio appena assemblato, ci conosciamo da un po', abbiamo fatto diverse missioni, tutte molto rischiose, e questa si è rivelata più rischiosa delle altre. Siete anche molto affiatati tra di voi. Yes, assolutamente. Anche tu, in realtà gli vuoi bene. Sì, allora, abbiamo dell'affetto. Una cosa, voi sapete che io, nonostante sia il peggio stronzo, slash la peggio stronza, in realtà poi quando ci si è trovati da mettersi, cioè mi sono messo di mezzo spesso fra eventuali voi eventuali minacce, forse perché mi sta più sul cazzo il resto del mondo che voi. Sì. Ti ci devi riabituare. Questi già li conosci, il male che conosci. Esatto. Lascia strada vecchia per la nuova. Priya, che dici? Ci possiamo alzare? Io mi faccio un'analisi di come sono, di qual è il mio stato, per vedere se posso. Ma noi siamo bendati col fatto che non ci vediamo? O non ci vediamo? No. Ma ci vedevamo? Sì, scusa, sì. Avevo capito che non ci vedevamo. No, scusa. Siete bendati nel senso che vi hanno bendato. Ah, non ha capito nessuno la descrizione. No, vabbè, ho ascoltato male. Ho solo detto, siete bendati, vi hanno riparato le ossa rotte e ricucito le ferite. Siamo legati al letto, abbiamo flebo, cose varie. Okay. Sì, una flebo ce l'avete tutti, però okay. È semplicemente infilata con un ago, quindi se volete toglierla... No. Ma che toglie? Cibo gratis, cazzo mi frega. Tu fai un attimo, guardi anche loro come sono messi la tua cartella, le vostre cartelle mediche comunque sono in fondo al letto come si usa fare in tutti gli ospedali, sì, quindi sì. Basta guardare, avete qualche scoriazione, qualche sì, ferita, però è tutto molto lieve. Superficiale, lieve. Sì, siamo tutti a posto, guardando le cartelle mediche non ha... Ok, hoppla, cerco di alzarmi dal letto. E guardando la cartella medica ti rendi conto anche di un'altra cosa che può essere rilevante. Siete su una nave ospedale dei Paria. Ok. C'ha senso sta cosa. Sì. Ecco, questo mi mette... Io do uno slancio di reni per cercare di alzarmi di botto, mi fa male, mi faccio... Hoppla, Fai, con calma. Ti devi riprendere prima. Questo mi mette parecchio di malumore. Se dici che stiamo bene? Sì, capitano. Quali sono gli ordini, capitano? Gli ordini sono di essere circospetti e possibilmente non farci dividere. Siamo nel ventre molle del nemico, quindi cazzo ci facciamo? Cerchiamo di essere, ecco, i pari a me preoccupano particolarmente. Ma che ci facciamo? Sarebbero? Anche. Cosa sono i pari a Jagger? Un gruppo di stronzi. Non sono i pirati spaziali. No. Oddio, dipende dai punti di vista. Non solo. Sono probabilmente peggio. Beh, ma l'ultima volta che sono pirati non ci hanno riparato le fratture, non mi hanno riparato le fratture, anzi. Sì, ma il fatto che ti abbiano riparato le fratture non vuol dire che non vogliano poi procurartene loro. Non mi è molto chiaro, ma... Pirati fanatici, ti rende l'idea? Beh, per il momento però ci hanno rimesso a posto e siamo tutti vivi, dobbiamo ringraziarli. Quello che sapete un po' tutti dei Paria è che in realtà hanno una fama un po' ambigua.
Perché da un lato sono sì quello che dice il vostro sono tecnico, invasati, degli invasati che seguono il giudice, portano la loro giustizia, hanno causato distruzione e morti a centinaia durante le guerre dei portali, hanno fatto le cose peggiori che l'umanità abbia fatto in questo orizzonte. Hanno sparato talmente i missili antimateria da far saltare i collegamenti di alcuni portali. Noi non sappiamo chi erano quelli che ci sparavano dietro. Lo sapevate, però in questo momento non vi ricordate nulla. Perché magari hanno fatto fuori quelli che ci sparavano e ci hanno soccorso. E poi l'altro invece lato dei paria è che invece sono quelli che seguono il martire, che girano per lo spazio riveriti da più o meno tutti, perché sono una fazione che si occupa di appunto avere navi ospedale, sistemare molto non... legali, però molto legali, tutti molto per fare un paragone con una cosa che potremmo conoscere tutti noi che abbiamo giocato a Dungeons and Dragons, i chierici di Ilmater. Ok, perfetto. Quindi ospedalieri pronti a farsi carico delle sofferenze altrui o delle ferite altrui, eccetera. Potrebbe essere questo il caso. Questo sì. Sembra proprio il caso, perché non vi hanno legato, non vi hanno imprigionato, non vi hanno torturato e siete in una stanza di ospedale che sembra aperta, cioè nessuno ha ancora provato ad aprire la porta. Però non c'è la tipica lucina rossa che viene accesa quando le stanze sono chiuse a chiave. Beh, dovremmo ringraziarli. Io guardo Eric e dico, proviamo a comunicare con loro? Beh, direi che è un'ottima idea, almeno per cercare di capire per quale motivo siamo reclusi in una stanza di ospedale. Ma che capire? Capiremo noi? Che stavamo a fare? Io non mi ricordo niente. Reclusi? Non è neanche detto che la porta sia chiusa, e prova a aprire la porta. La porta è aperta. Vedi? Il corridoio... Sì, ho capito, non è che puoi camminare fuori dalla nave. Sei recluso nella nave. La nave è loro. Scusa, No, ma sto a di che è successo prima? Ci hanno sparato. È d'accordo, va bene. C'è stato un motivo prima. Io non mi ricordo proprio in realtà cosa è successo. Cioè, mi ricordo che sparavano, ma chi era? Non mi viene in mente. In quel momento passa un infermiere, pare. Le vesti sono quelle dell'ordine dei paria, comunque. Passa nel corridoio, vede che siete che svegli, anche perché c'è Fay sulla porta, e si avvicina sorridendo e fa: ah, finalmente vi siete svegliati. Eravamo un po' preoccupati perché avete dormito per 2 giorni e nonostante le vostre ferite fossero così superficiali, temevamo il peggio. Vedete, mi giro e faccio una linguaccia a Jagger. Sì, in effetti le nostre ferite sono lievi, ma come mai siamo qui? Beh, abbiamo trovato la vostra nave alla deriva e abbiamo... sentito il segnale di Mayday che emetteva, quindi abbiamo mandato qualcuno a vedere se ci fosse ancora vita sulla nave. Vi abbiamo trovato e vi abbiamo riportato qua. A che distanza, quanto tempo fa l'avete ritrovato questo segnale di... Beh, ormai era 3 giorni fa, quindi parecchio lontano. In che condizione eravamo noi sulla nave? Sembravate abbastanza... molto, molto più feriti di quanto vi abbiamo trovato poi in realtà. Forse è stata solo la rotazione della nave che ha causato una perdita di ossigeno, vi ha fatto sbattere la testa. Non rispondevate a nessuno dei nostri stimoli. E voi avete partecipato alle cure? Sì. Grazie, gli do un abbraccio. Non ti preoccupare, fa parte dei nostri doveri. Visto che è brava gente... Io mi ricordo aver mandato il segnale di SOS. Ma bisogna fare sempre con calma in queste situazioni. Vabbè, all'attacco, scusa, invece ci avete partecipato? Ah, non saprei, io non mi occupo di certe cose e questa nave non è attrezzata con cannoni o simili. Se volete posso installarveli. E che altre navi avete trovato? A parte noi. C'è stata una battaglia. Le altre navi purtroppo non... Non c'è stato nulla da fare per loro. Ho capito, però ci avranno insegne, cose. Scusate. Noi siamo una nave ospedale, non ci siamo preoccupati del resto. Sono una nave ospedale, basta fare domande. Bisogna anche riposarsi un po'. E poi c'è il capitano che fa le domande. Eric, fa sta zitta la scimmia qua. Comunque, effettivamente. Vi prego di calmarvi, dai. Non è all'infermiere quello a cui fare le domande. Posso... D'accordo, andiamo al capitano. Posso interloquire con il vostro capitano? Assolutamente, anche perché mi aveva chiesto di avvisarlo nel caso vi foste svegliati. Bene, volete che vi seguiamo? Sì, sì, se ve la sentite di fare 2 passi e sgranchirvi le gambe. Sì. Sì, assolutamente. E me la porto dietro questa? E faccio vedere il coso con la flebo. Sì. Ah, ok.
Un po' scomodo. C'ha le rotelline sotto. Io l'avevo già per reggermi. Ah, sono io ce l'ho. No, perché voi probabilmente me le siete tolte. Io no, io l'ho tenuta. È cibo gratis. Cibo gratis. Mi sono già tolto la mia. La nave non sembra gigantesca ed enorme come alcune navi ospedali che avete avuto modo di vedere nella vostra vita. Sembra delle dimensioni, dalle dimensioni un po' più grande della Ifrit. Però bene o male avete occupato quasi tutti i letti ospedale della nave, credete? Piccina proprio. Ifrit era una classe. L'Ifrit era una... Io sarei sulla classe 2. Infatti. Piccina, veloce. Sì, questa è una 3, tipo. Sì, è una 2 e mezzo, in realtà. Perché non è ancora abbastanza grossa da essere una 3, però è sicuramente più grossa della vostra. È una 2 con dei moduli extra. C'è una domanda che tutti si stanno facendo. Ha cabine di lusso? È chiaro. È l'unica domanda che qualifica la nave. No, le aveva la Ifrit, però. Come? Era due paia la Ifrit. Era più piccola... della nostra e aveva le cabine di lusso. Non aveva l'hangar, aveva le cabine di lusso. Non eravate mercanti, non avevate bisogno del bel capitano di merda. Ne ha cabine di lusso lui. E vedete appunto che quindi ci sono un altro paio di stanze che probabilmente sono stanze da letto di ospedale. Passate davanti a quella che sicuramente è la sala operatoria, perché c'è scritto fuori. E ci sono altri pazienti? No, ma in realtà a parte l'infermiere che vi sta accompagnando non c'è traccia di altre persone. Non vedete altra gente. Almeno non nel corridoio che state. Io mi tengo vicino a Jagger. Io però sono sospettoso. Quando arrivate al pozzo che vi porta al piano di sopra e al piano di sotto della nave, sentite che da sotto arrivano delle altre voci di gente che sta chiacchierando normalmente come avreste fatto voi nella parte comune della Ifrit. E però l'infermiere va verso il piano di sopra. Ok, mentre l'infermiere sta andando verso di sopra, io prendo un pezzo della flebo cioè di fianco, cerco di farne una specie di piccola lancia. Ok. Per darla a Jagger, perché so che se è armato si sente più al sicuro. Lo prendo. Ok. Io li vedo. Sì, l'infermiere è andato su. Sì, sì, anche perché hai visto che ho preso tipo due bende da te. Okay. Che le usate per... Siete pregati di non fare sciocchezze. Ma se la persona vuole esplosa la nave. No, ma perché così si sente più sicuro. Sai che poi si agita se non è armato. Quindi al momento nel corridoio non c'è nessuno. Mi chiedo gentilmente di non fare sciocchezze. Al momento nel corridoio ci siete solo voi cinque, perché le voci sono di sotto e non si stanno muovendo verso di voi. L'infermiere sta salendo verso l'altro. Veniamo su! C'è un pad di controllo, qualcosa che posso sfruttare? Pad di controllo lungo la strada, sì, perché comunque essendo la nave ospedale c'è un pad per controllare la situazione dei pazienti nelle stanze. Ok, volevo dare un'occhiata ai registri della nave da qua, se ne ho l'accesso, se no provo a forzare un attimo il sistema e crearmi una backdoor d'entrata. Allora lascerò dire all'autore come funziona la prova, mentre mangio una caramella. Oh yes. Allora, sulla base di quanto è difficile la prova, tu metti un tot di token scuri, neri nel sacchetto. Adesso abbiamo token bianchi e neri, quindi i token neri nel sacchetto. La prova è difficile? 1. Adesso abbiamo i token bianchi e neri, dillo perché. Yes. Perché te li sei ricordati. Perché me li sono ricordati, perché non me li sono dimenticati. Aggiungi tanti token bianchi quanto sono i tratti che afferiscono alla prova e ti possono aiutare nella prova. E dopodiché ne estrai a tua scelta da 1 a 4. Considerate una cosa che è cambiata dall'ultima volta. Le prove, oltre ad avere una difficoltà, hanno anche un rischio. Il rischio lo conosce solo il narratore. D'accordo? Più la prova è rischiosa, meno sono i token, in questo caso neri, che estratti ti mandano fuori gioco. Quindi la prova potrebbe essere facile ma rischiosissima. O facile e estremamente poco rischiosa. Dimmi il primo pezzo, mi sono perso. Ho detto che la prova, oltre che avere una difficoltà, ha anche un rischio. Il rischio lo conosce solo il narratore. Ah, ok. E se vai a picchiare Darth Vader, il campione mondiale di schiaffi. Esatto, come ci ha fatto vedere Roberto prima, fai una gara contro il campione mondiale di schiaffi, ti basta pescare un nero e finisci fuori gioco. Mentre invece se stai andando a fare la gara di schiaffi contro di me, devi pescarne 4 se proprio sei sfortunato. Ok. Basta. Allora, un nero di difficoltà poi. Pronto a tutto, esplorare, tecnico e datapad. Beh. Ok,
perché esplorare? Perché sto esplorando i sistemi della nave per creare una backdoor. Estraggo due. Due bianchi. Allora, il pad, vedi che ci metti un attimo. Una persona che non è abituata a farlo non sarebbe riuscita a entrare nella parte protetta del pad. Però il livello di sicurezza della nave ti fa capire che in effetti non ti sembra una nave abituata ad avere a che fare con attacchi né fisici né cibernetici né informatici né di nessun tipo. Sembra una pacifica nave che attraversa lo spazio. Io per sicurezza installo la mia backdoor Bugs Bunny, così in qualsiasi momento prendo un buco nel software e rientro dentro negli archivi. Capita? Okay. Per quanto ci metti a fare sta cosa? 5 minuti, perché il mio scopo era installare la backdoor. Ero in un corridoio. Capirà, non dovevo far cazzate. Però questa non mi sembra esattamente una roba amichevole. Beh, intanto che loro fanno questo, io inizio a salire le scale e intrattengo l'infermiere chiedendogli: avete altri ospiti sulla nave? Anch'io con lei. Ok. Mi sono di fianco sorridente. Io sto dicendo invece a... con lo sguardo da Shining o... No, innocenza più assoluta. E Eric dove va? No, Eric va verso il capitano. Ok. In realtà vedete che... sì, ti risponde: no, non ci sono altri ospiti sulla nave, ci siamo solo io, il capitano, e gli altri due infermieri che fanno anche da tecnico e da meccanico al piano di sotto. Adesso si stanno rilassando perché appunto ci siete solo voi. Vedi che sono delle brave persone? E appena arriva Eric, vi guarda senza fare caso al fatto che loro due non ci siano e vi fa cenno di seguirlo. E intendiamo, gli dico: vedi, è importante fidarsi delle persone, perché per esempio potremmo essere noi dei pirati. Loro ci hanno salvato e noi gli prendevamo la nave. Certo. E invece così ci hanno salvato. Ci hanno salvato e probabilmente non avranno niente in cambio se non... io non mi dei nostri ringraziamenti. In effetti Faye, è il discorso che io farei a voce alta sul ponte di una nave che ci ha appena salvato, è proprio il discorso migliore. Ci penso un attimo. Quando arrivate nella cabina del capitano, il capitano vedete che ha un impeto, un impatto anche un po' più militare. Nel senso che comunque è in piedi, braccia dietro la schiena, in una posa molto plastica, che sta guardando fuori dalla nave. La nave sta andando e c'è una rotta impostata probabilmente dal pilota automatico, ma lui fa anche da pilota quasi sicuramente, come te. In questo momento, dato che è una rotta molto facile, lui è in piedi e sta guardando fuori dalla finestra, e fuori dalla finestra vedete la vera nave matriarca dei Paria. Che è una classe 7, praticamente. Una nana rossa. Una nana bianca. Sotto forma di... Buongiorno capitano, l'equipaggio della Ifrit chiede di salire a bordo. Oh Cristo. Siete già a bordo. di entrare, come si fa? Capitano Eric Lassardo. Ah, lo so, grazie. Il mio nome è Capitano Sharim Lahar. Capitano Lahar? Vi porgo i miei omaggi e i miei ringraziamenti per averci soccorso in una situazione di difficoltà. Non so se dovrete effettivamente ringraziarci. Purtroppo siamo costretti a fare rifornimento sulla matriarca. E questo implica che verranno letti i registri di bordo. Il nome della vostra nave attirerà sicuramente delle attenzioni. Ci sono problemi? A riguardo del nome della nave? Lascia parlare a capire. Non ci sono. No, prego. Ci sono un po' di modifiche che forse non è il caso che trovi un registro. No, il problema non sono le modifiche. Il problema è che chiamare la propria nave con il nome di uno di quelle creature demoniache dell'oscurità non può portare nulla di buono. Io sono sicuro che voi non abbiate nulla da nascondere. Ho visto, quando siamo venuti a bordo, che avete una cappella, venerate le icone, quindi sono sicuro che ogni dettaglio verrà chiarito e non ci saranno problemi ulteriori. Però vi invito a fare attenzione alle parole che direte.
Tanto si vede sotto. Io che dico a lui mentre sta creando: questi sono bracconieri, dei celebrati stronzi, bigotti di merda. Adesso ci vanno sicuramente delle cose e dobbiamo assolutamente fuggire. Manometti, manometti. Sì. Credo che si debba fare attenzione contemporaneamente. Spero che quelle parole non vengano prese per oro colato. Si trattava di una nave militare, la nostra, e il nome era intimidatorio per i nostri avversari. Nulla a che vedere con quello in cui noi crediamo. Ed eravamo autorizzati ad avere il trasformatore C7 sulla nave. Non metto in dubbio che voi siate convinto delle parole che mi avete detto. Quindi vi auguro ogni fortuna. Attraccheremo tra circa 20 minuti. Ad ogni modo vi ringrazio lo stesso. Non faremo questa conversazione se voi non ci aveste salvato. Grazie anche alle cure dell'infermiere, è stato bravissimo. Oh, no. Ho fatto solo il mio lavoro. Non vi preoccupate. Quindi dove andiamo? Siamo qui, un po' imbarazzante. Direi che è meglio che ci riuniamo nella camera dove eravamo prima, è possibile riaccedere alle stanze. Grazie. Mentre passo l'infermiere, si può avere qualcosa da mangiare che non sia liquido nel braccio? Vi porteremo qualcosa. Grazie mille, gli stringo le mani. Io quando sono nella stanza mi chiedo: ma come campano questi? Beh, guarda, quella grossa cosa alla quale ci stiamo dirigendo credo che li rifornisca giorno e notte. Ma non penso per far beneficenza, scusa. Sì, ebbene sì. Perché pensi sempre male? Vedi, loro hanno due inclinazioni primarie. Una è una sorta di pirateria fanatica, ed è quella che produce reddito. E poi hanno una inclinazione invece alla beneficenza gratuita, che è quella che consuma reddito. Il pet project siamo praticamente adesso. E per fortuna abbiamo beccato la seconda. Sì, ma adesso arriveremo a incontrarci con la prima. È fondamentale in loro presenza che moderiamo i termini che utilizziamo. Non perdete di vista la questione del fanatismo. Ma avremo problemi per il nome della nave, dato che la rincarate? Sì, avremo problemi per il nome della nave, ed è assolutamente necessario che noi ci atteniamo al codice militare. Quindi la nave si chiama così. Ma sono della stessa milizia? Tua? No, non sono della stessa milizia. Siamo tendenzialmente di fazioni ipoteticamente avversarie. Sull'ipotetico andante. Soprattutto capitano. Eric e la sua famiglia, che fanno parte degli zenitiani, che quindi sono quelli che hanno avuto più da ridire con i paria nella storia. Ma del terzo ritiro. Penso di capirlo, visto come ha reagito al nome della nave. Cioè, d'altra parte è già stato conosciuto alcuni pirati che si chiamavano lo sventratore grigio. È solo un nome. Il demone degli abissi. Sì, ma sono bravi a attaccarsi al protocollo questi. Capitano, come sa che il cognome che usano sarà sufficiente come copertura? Questo è un rischio che devo correre. Ma secondo me andrà tutto bene, ci faranno i controlli, ci lasceranno andare, però dobbiamo, come facciamo bene, con la nave? Confidiamo che sia così. Ci saranno dei pezzi? Se dovessimo passare i controlli, chiederemo di essere sbarcati sul primo pianeta neutrale e poi da lì cercheremo di ricongiungerci con la flotta. E questo è un ordine. E la prossima nave che prendiamo, questa volta me la fai guardare prima a me, perché l'ultima che avevamo faceva un po' schifo nella quello che vuoi. Sì, quelle cabine del lusso del merda non servivano a niente. Sì, va bene. Capitano, non è il così caso comode. Di lascia stare, tutto spazio sprecato. Ma no, questa nave fa schifo. Non è il caso di prendere questa per nave. Per andarci da qui prima che mi sento soffrire. Con sta nave ci facciamo un bel diversivo. Allora, se noi avessimo una flotta all'attacco dall'altra parte dello schieramento, forse potremmo prendere questa nave. Scappare con questa nave da quella nave, ma no, ma che scappi? È un suicidio. Ma non mi sembra, anche perché ormai siete praticamente al punto d'attacco. Ma non possiamo prendere la nave, ci hanno aiutato, cioè non mi sembra una cosa carina. Allora, questo non è un buon motivo per non prendere la nave, però il capitano c'ha ragione, nonostante sia normalmente un incompetente. Allora, è ovvio che non possiamo scappare con questa nave. Sì, ma se noi gli prendiamo la nave anche riusciamo a scappare, se poi si troveranno nella stessa situazione, magari non aiuteranno delle altre persone pensando che gli entrino nella nave per rubargli la nave. Signori, la versione è che siamo l'equipaggio della Ifrit, una nave militare. La Ifrit si chiama così semplicemente per incutere timore agli avversari che affronta. Questo è quanto. Ciascuno di voi gli descriva la funzione che ricopriva sulla nave e stop. Auguri. Più cercheranno di indagare nel vostro passato e più voi cercherete di respingere l'indagine con le buone maniere. Qualora venisse fuori il mio di passato, voi mi dovete necessariamente scaricare e pensare a voi. Ma non è vero. Sì, dai. È vero. È sì, chiaro? Signore.
Non mi sembra una cosa, vabbè. In è questo chiaro? Momento sentite un clunk che vi fa capire che la nave ha effettivamente attraccato e che fra 3 minuti la decompressione sarà finita e quindi entrerà a bordo chi deve entrare a bordo. E capitano, se mi chiedono delle modifiche alla nave? Silenzio. È un segreto militare. Non lo puoi rivelare. Segreto militare? Sì, però in quel momento interverrò io e dirò che è un segreto militare. E se ci separano? Di che è un segreto militare. Di che è un segreto militare, se insistono, vuota il sacco e non permettergli di farti del male. Ma non credo che ce lo faranno, dai. Vogliono solo fare le solite domande per assicurarci che non siamo dei pirati. Sì, sì. Noi non abbiamo niente contro Fidati di loro, fidati, no? Di quello che ha detto il capitano. Allora. Beh, certo che mi fido, ma non... allora, okay. Noi non abbiamo niente contro di loro, no? Faye, cerca di usare la stessa intelligenza con cui hai procurato un'arma Jagger anche per te. Dal momento in cui entreremo su quella nave, anzi siamo già su quella nave, cambiano i parametri. La nave ospedale è una nave tranquilla, questa nave non è una nave tranquilla per niente. Difendetevi e tutelatevi, ma siate prudenti. Io ti avevo detto che non dovevo portare il ragazzino, la ragazzina, sulla nave soltanto perché sapeva fare le cose. Cioè, guarda che ti tolgo il coltello, fenomeno da baraccone. Ti tolgo il coltello, te lo tolgo. Ok, ecco, silenzio. Sentite le porte della nave che si aprono. E il capitano è ovviamente lì nel corridoio, perché la porta è in fondo al corridoio dove io si trovano anche le vostre stanze. E vedete la luce della nave matriarca che riempie il corridoio della nave dove vi trovavate, che non era particolarmente illuminato, c'era proprio il minimo di luci per riuscire a seguire il corridoio e capire quali fossero le stanze. La luce della nave matriarca la inonda come se fosse un faro sparato dritto da dietro la porta verso l'interno della nave, e vedete che si proiettano delle ombre oltre a quelle del capitano e degli infermieri che sono lì nel corridoio praticamente insieme a voi, perché dalla nave matriarca sta avanzando un piccolo manipolo di quelli che potrebbero essere il braccio armato dei paria. Tra loro c'è sicuramente un giudice e 4 di loro hanno dei fucili che farebbero invidia ai marine dell'esercito di Coriolis. Scambia 2 parole di cortesia con il capitano della nave e poi viene dritto verso di voi. I 4 rimangono sulla porta per impedire che qualcuno cerchi di scappare o entrare, ma fanno uscire il resto dell'equipaggio della nave dove vi trovate. Il giudice viene verso di voi, vi guarda e vi dice: chi di voi è Eric Lassard? Sono io, capitano Eric Lassard. Questa è la sua ciurma? Sì, questo è il mio equipaggio. Ciurma, mi sembra un termine più adatto. Non vi mentirò, non è nella mia natura mentire alle persone che mi trovo davanti. La vostra situazione non è assolutamente delle più rose. Per quale ragione, se mi ha consentito chiederlo? Perché nessuno che veneri correttamente le icone penserebbe mai di salire su una nave che si chiama come una delle creature che cerchiamo di distruggere, né tantomeno cercherebbe di scappare dai cannoni della Signora delle Lacrime. Beh, se un cannone tenta di distruggere, un essere umano cerca sempre di scappare o quantomeno di difendersi. Quanto riguarda il nome della nave, è un nome militare, semplicemente generato per incutere timore al proprio avversario. Nulla che abbia a che vedere con ciò in cui si crede o non si crede. È proprio grazie a queste piccole debolezze che l'oscurità prende possesso del cuore degli uomini. Ogni volta che mentiamo a noi stessi dicendo è solo una piccola cosa, è solo un nome, stiamo aprendo la porta a ciò che ci corromperà. Mi hanno però detto che sulla vostra nave avevate anche una piccola cappella. Certo. Cosa abbastanza inusuale per un equipaggio con le vostre particolarità. Poi bisogna sempre pregare prima di fare i salti.
Questo è vero. Non tutti sono così d'accordo su questo tema. Lei potrà assolutamente appurare dal registro della nostra nave, che è stato il primo modulo che è stato installato sulla nave. Il registro della vostra nave temo che sia andato distrutto con il resto della vostra nave. Questo mi dispiace, ma questa cosa non cambia. Io purtroppo non posso lasciarvi andare senza prima aver testato il vostro spirito e il vostro animo. Siamo tutte brave persone. Questo lo capisco. Generale. Questo lo capisco. Ammiraglio. Ammiraglio. Grazie. Facciamo così. Questa piccola nave verrà requisita per una missione speciale. Se la porterete a termine, le vostre anime saranno ritenute salde e giuste. Nessuno vi verrà a cercare ulteriormente. Se doveste fallire, si gira verso la matriarca. Non ho bisogno di dire altro, immagino. Saliamo tutti sulla nave? Restate su questa nave, vi verranno date delle coordinate e dovrete consegnare un pacchetto, facendo con la mano ai soldati dietro di lui. E uno si avvicina con una scatola, sembra... è una scatola abbastanza grossa, di legno laccato, nero e rosso. La porta e il giudice apre la scatola davanti a voi. All'interno vedete che c'è un cubo, sembra un cubo perfettamente liscio di pietra nera. E vi dice: questo va consegnato alla nave che vi verrà indicata tramite i computer di bordo. Prendo indicazioni su come deve essere maneggiato il contenuto. Fa parte della vostra prova. Piano. No, io non voglio. Stavo parlando al master. Io suppongo di non aver bisogno di un tiro per capire che questa non è un'azione che c'entra niente con la legge, ma un'azione di pirateria mascherata da azione di fanatismo. Sicuramente non c'entra con la legge. Che sia pirateria o che sia altra roba loro interna losca, non lo sai. Okay. Però sicuramente non è una cosa né normale né legale. Per i vostri standard, per i loro probabilmente sì. Lui mi sembra una persona sufficientemente invasata e convinta di quello che dice, da credere a questa minchiata che ci ha appena detto, cioè da essere convinto, cioè potrebbe addirittura essere convinto che in effetti è una prova per la salvezza della nostra anima, oppure lui lo sa che è una cosa politica e ci sta mandando a fare una cosa che magari non può fare. Che non può fare con la scusa. Allora, che cosa puoi mettere in gioco per capire questa cosa? Che è difficile due. Cantiere. Protocollo. Veterano, intransigente non lo so, a una settimana dalla pensione, secondo me. Vecchio bastardo, penso di no. L'ultimo giorno facile era ieri, forse. Dai. L'ultimo giorno facile era ieri. Questi tratti, come avete notato, non sono più un aggettivo e un verbo, ma sono delle cose un po' più complesse. Ci puoi mettere dei legami, ci sono dentro gli oggetti, se tipo avete fatto i men, la spada del castello di Grayskull è una cosa che vi occupa un esagono della scheda. E il caschetto biondo, un'altra. Un successo e una sventura. E io te la do, la sventura. Comincio subito il casino. Allora... lui è convinto al 100% di quello che sta dicendo. E la sventura è che quando... Io sto guardando un po' indagatore. Lo fissi negli occhi per cercare di capire un po' di quello che sta dicendo. Per un attimo ti sembra che i suoi occhi cambino colore, diventino dello stesso colore del cubo che vi ha passato. Ok. E la sventura è che anche tu inizi a crederci. Porca puttana. Ok. Beh, ammiraglio, comunque grazie per averci salvato. Quello è un dovere del martire. Io non vi ho salvato, dovete salvarvi voi. E in questo si gira e si allontana.
i quattro soldati aspettano che lui sia uscito dalla nave. Mi sembra un po' poco rispettoso per il lavoro dell'infermiere che ci ha salvato. Si girano anche loro e vi lasciano all'interno della nave, abbandonati a voi da stessi. Da soli, senza gli altri. Sì. Mi guardo un attimo intorno, c'è nessuno? Anche l'infermiere se n'era andato, no? Tutti. Avevano già fatto uscire tutti. Beh, io vado a controllare i motori e inizio ad andare giù nella nave. Fai attenzione, Fei. Prima di andare a controllare i motori, Fei, potresti venire in plancia, così analizziamo il contenuto delle coordinate che ci sono state consegnate? Ok, arrivo tra 2 minuti. Sì, per quello che riguarda quell'affare, c'è una cappella su questa nave? Sì. Ok, benissimo, portatelo nella cappella. Prima l'analisi, qualcosa per capire che è? Non lo voglio sapere. In questo momento. Consegniamo qualcosa che non sappiamo che è? No, non consegniamo niente finché non sappiamo cos'è, ma non lo voglio sapere adesso. Ah, ecco, che un'occhiatina era da lei. Sì, no, però c'ha ragione. Tanto che abbiamo... Beh, sì, ora proprio dentro, che siamo ancora dentro. Cominciamo a capire dove dobbiamo andare. Poi... Sì, va bene, se mi passa... Io vado giù nella sala motori e cerco se c'è una cassetta degli attrezzi o qualcosa che, di utile, che poi mi prendo, mi porto su in plancia e la inizio a analizzare mentre loro chiacchierano di roba che non mi interessa. Ok. Io comincio a analizzare il chip delle coordinate per capire dove dobbiamo andare, se dobbiamo fare salti. Sì, direzione. Ci sono 2 salti da fare. Okay. Le coordinate però sono precise al millimetro, praticamente, e non sono su un pianeta, sono un punto nello spazio, ma un punto ben specifico. Ma c'è anche con la simulazione... un'ora? Esatto, perché? No. Ok, un punto nello spazio. Non ci sono nomi di navi o altro? No. C'è solo un punto, ben preciso dello spazio. Ci sono orbite, traiettorie che intersecano questo punto nello spazio, tipo pianeti, asteroidi, cinture, comete. Allora, anche questa è una prova facile, cioè difficile, okay. Uno, e vediamo quanto riesce a ricavare. Allora, il discorso è che un punto nello spazio senza un orario non vuol dire niente, perché cosa, in quale orbita incrocia quel punto? Sì, no, cioè, c'è qualcosa sta cercando di capire. Sta cercando di capire proprio che cosa si intersecherà quando. Cioè, c'è qualcosa che passa da lì ogni tanto. Sta cercando di dare 5. Un senso al... Ah, vedo. C'è sempre una spiegazione, ma forse tecnico no. Sensori, scienziato, datapad, perché lavoro con un computer per fare sto lavoro. Quindi 4 bianchi. Estrai? 2. Sarà... Fila la mano qui dentro. E la mano? 2 bianchi. Niente, lui ha solo culo. Vabbè, 4 bianchi e 1 nero. Se lo facciamo fare a Roberto, parkour, ma come? Poi rovescio il sacchetto, non c'è più niente, metti una mano o 2 neri. Ma come? Esatto. Oppure rovescio il sacchetto e poi comincio, oh, no. Li piangi e escono dalle orecchie come nei film dell'orrore. Oh, oh. Come Zed. Esatto. Non interseca nulla. Mm-hmm. Cioè non ci sono orbite, non ci sono strade ipergalattiche di nessun genere. Cioè proprio è un punto dove... è l'unico modo per riuscire a dare un senso a questa cosa è che è l'unico punto di tutti quelli che ci stanno intorno che non interseca nulla. È un punto nel vuoto. È il vuoto. Non ci, ci sono pochi, cioè... Per carità, nello spazio sicuramente capiterà che da qualche parte non ci interseca niente. Ma così poco... Assolutamente. Cioè, venti stellari, niente. Ok, è il punto più neutrale dello spazio. Può essere un buco nero? No, quello sarebbe qualcosa. Sarebbe decisamente anche più di qualcosa. No, non c'è assolutamente niente. E neanche nel passato, cioè guardando anche lo storico, dato che hai preso 2 bianchi, anche sì. Guardando lo storico degli eventi che sono successi intorno a questo punto, lì nello specifico non è mai successo nulla. La spiegazione per me si trova in quell'oggetto. Scusa, ma tu che hai perso tempo corcoso luminoso, hai trovato qualcosa, hanno tenuto qualcosa di noi, se sono pigliati i nostri registri medici, hanno indagato, non sei entrato. Siamo sempre sulla nave dove ho messo la Becca. Sì. Non siete mai usciti da là. Per ora ho controllato le coordinate, dopo guarderò quello. Ma vado indietro nei loro registri, magari scopro qualcosa. Come stavamo quando siamo arrivati qua, come mai non ci ricordiamo niente. Perché noi diciamo medici, magari ha fatto azione di pirateria su di noi, poi ci ha fatto il lavaggio del cervello,
ci ha messo qua, hanno detto dovete fare la prova. Senti, che ci hanno anche ragione che dobbiamo fare la prova, perché dobbiamo fare a menta perché siamo stati tutti stronzi. Il programma che ho inserito in teoria è andato a recuperare tutti i dati dell'archivio prima che li cancellassero. Vediamo se magari c'è qualcosa di più. Ad ogni modo, ad ogni modo ci hanno raccontato che ci hanno abbattuto loro, quindi questa cosa resta. Evidentemente eravamo in conflitto con loro, ci hanno abbattuto e poi naturalmente per la loro devozione al martire, che in realtà non è né più né meno che un volgare raccattare persone da tentare di convertire o torturare, ci hanno affibbiato questo compito. D'altronde è un compito sotto ricatto, è un compito che devi fare. Per cui al di là di come ci siamo comportati noi, al di là di quello che c'è scritto negli archivi, intanto cominciamo a staccarci da qui. E una volta che ci siamo staccati da questa nave, esamineremo il contenuto del nostro pacchetto, ci muoveremo verso dove dobbiamo andare, cercheremo di elaborare una strategia per non finire male. Non abbiamo altre scelte, capitano. Comincia a impostare la rotta. Giusto? Giusto. Bene, quindi vi chiedo di mettervi ognuno ai vostri posti e di far partire questa bagnarola orribile. E vi ricordo che è disarmata. E mentre stavo dicendo questo si vede che sono delle travi di ferro nella parte quella di una delle infermerie, perché voglio cercare durante il viaggio di, visto che non ha armi, di lavorare sulla pressurizzazione delle cabine e fare in modo che possiamo sparare un pezzo della nave contro qualcosa a vicino. Okay. Ottima idea. Come è presente come il vecchietto quando eravamo sul fiero. Apriamo delle falle. Io cerco qualcosa. No, no, appunto per evitare di fare delle falle, delle parti che io chiudo per poi sparare un pezzo. Spariamo cabine di lusso. Se esatto. Okay. Il cannone a cabine di lusso. Unico uso che se ne può fare. Fammi una prova. È un cannone di non lusso. È per niente facile questa cosa. Grande, se riesci a fare il cannone a cabine di lusso. Voglio provare a sparare le cabine di lusso. Al momento non dovrebbe essere un grosso. Non è una nave fatta apposta per essere di nave ospedale. Io intanto cerco qualcosa da bere. Non spariamo. Allora, sogni, meccanico, tappeti. Risoluta. Perché sì. Speranzosa, perché spero che funzioni. Sì. Il fatto che sia sottolineato non mi dà nessun bonus, no? No, lo puoi dare a qualcuno. Okay. Quello puoi dare a qualcun altro. Inventrice. Riparazione di fortuna e il fatto che cerco di farlo abbastanza rapidamente per il tempo che c'è, quindi rapida dipende come lo intendi. Secondo me se no. Per me rapida è nel senso è legato a inventrice e riparazione di fortuna, come l'ho messo. Non vuol dire che sono rapida e agile. No, non ok, messo agile. Però se mi dici che lo fai pure di corsa ti aumento di un altro punto anche la difficoltà. Meccanico perché preso. Sì, sì. Meccanico. Io ho tenuto conto del fatto che questa è una nave ospedale che non è assolutamente fatta per fare quella roba. Però avrà qualcosa di qualche tipo di alcol, no? Sì, quello sì. Allora, quello lo trovo. Io bevo per... È una nave fatta per fare così. Esatto, è una nave fatta per andare dritta. E non lo metto in più, ma nel frattempo uso anche tranquillizzante per dire a loro tranquilli, funzionerà perfettamente. Ma sti cazzi, adesso. L'unica differenza tra questa nave e la metropolitana è che non c'è il binario. Quindi. No, in realtà sotto ha un binario tutto attaccato. Giusto per dare il senso. Estraggo 3. Vai, perché quando è il cannone a cabine di lusso deve essere fatto. Dopo la corazzata spaziale di Yamato, gli fanno una pipa. Grande! Grande! Vedo anche un nero. Un nero mi prende adrenalina. No. Attenzione. Allora, cerchi di sistemare. Non tutte le stanze sono adatte a fare quello che vuoi fare tu. Le cabine di lusso sì, però. Le cabine di lusso sì. Sono costruite solo con quello scopo. Perché hanno l'ingresso, basta sigillare quello e si possono sparare. L'unica cosa è che per riuscire a raccattare i pezzi, sistemare con anche il motore di sotto per regolare la pressione in modo che venga mandata verso le cabine di lusso invece che bla bla bla, devi continuare ad andare di sopra, di sotto e sei costretta a passare spesso vicino a quel cubo nero. Okay. Il problema è che ogni volta che passi vicino a quel cubo nero hai un brivido lungo la schiena e inizi a essere preoccupata. Ok. Lì si scrive attorno all'esagono, ci sono degli asli esagoni in semitrasparenza, okay. Lo metti vicino a quello che vuoi tu. Intanto io comunque mi avvicino al capitano e gli dico: preoccupata, però non si cozza con speranzosa. E allora nel caso mettilo proprio lì, cioè mettilo lì vicino. Dico: sta nave è tutto tranne che bella, veloce,
o guidabile. Però devi sempre considerare che il valore sta nel pilota, non nella nave. Ti metto un tu sei il miglior pilota di tutti. No, stavo per dire che quindi siamo una merda. Ah, io gli do in mano, ti do uno di quei cosi, sai, tipo... Ma con questo possiamo sparare le cabine di lusso, non a grande raggio, devo ancora fare alcune modifiche. Però bene, se ci fosse bisogno... Consegnalo a Jagger, mi fido di lui. Visto che è così bravo, sparerà benissimo. Buona, grazie. Jagger, devi prendere bene la mira, perché c'è un bel colpo e poi essendo nel vuoto partono abbastanza velocemente, però potrebbero deviare un po' verso la sinistra. Vabbè, se cercano di speronarceli saranno sicuramente più veloci di noi. Se lui fa una manovra... No, ma non ti preoccupare, all'impatto poi dovrebbero esplodere. Eh sì, ho convogliato parte del carburante. Cioè tu hai messo il plasma della nave dentro la cabina? No, oh, può essere passato lì. Morirebbero tutti. Ora, scimmietta è inquietante ma è brava. Però se sbagliate di un minimo morirete tutti. Certo. Sì. Mi raccomando, visto che sei agli armamenti e questi armamenti sono non convenzionali, ti chiedo di essere massimamente lucido. No, non sono convenzionale, l'ho già usato un paio di volte. Sai quanto mi dà fastidio scoprire che le persone intorno a me bevono? Non hai ancora imparato. Resta il fatto che mi dà fastidio. E quindi, per favore, quando gestisci gli armamenti della nave, ti voglio lucido. Assolutamente. O lucidi. Ce l'hai ancora con la fiaschetta, Jagger? Questo qua ha ancora capito che essere capitano vuol dire avere a che fare col fastidio che ti dà stare con gli altri. C'è la fiaschetta. Certo che ce l'ho. Certo, devi crescere, no? Via. Allora, innesco... Ehi, c'è qualcosa che mi devi dire? No, fa freddo giù nelle sala macchine. Sì, certo, accanto a un motore a fusione fa freddo. È a fusione fredda. Ah, è a fusione fredda. Non sei il tecnico, tu, sono io, decido io. Lui è il tecnico, in realtà. No, cioè, non sei il meccanico. Sono anche scienziato, cazzo. Sei il meccanico, non sei il meccanico. Mentre stiamo ad andare in sto posto sperduto nel nulla, capiamo il cubo Radrim che... Vabbè, io intanto... Ma non possiamo chiudere la porta. Io intanto vado a sganciare sta nave, se no non ci arriveremo mai. Non lo so, non mi piace tanto quel coso, non lo so, forse il colore, o forse è troppo preciso. Ma sì, c'è tenere all'anima a tutti, lo sappiamo, una roba di paria. Ecco. Ah, ecco, una cosa che hai notato passandoci di fianco è che non riflette la luce. Allora tenetelo chiuso. Ma dobbiamo capire che è, scusa. Sì, ho capito, per il momento tenetelo chiuso. Ah, è incuporato in quella del gioco che mi hai fatto provare. Scusa, a me sembri mia madre che mi diceva va a tromba ma non togliete i pantaloni, come si fa, scusa? Oddio. Passi la zip. Ha ricominciato con gli aneddoti sulla madre. Addio. Non la finiamo più. Caccia. Beh, quello tutti. No, è mia madre che aveva un problema con me. Beh, ti credo quando ti ha visto nella culla. Andiamo. Quindi come la chiamiamo questa nave? Un nome tranquillo, tipo Gin. Io non so niente di religione. Fei. La chiamiamo Giudice. Bello, pulito e leccacuro. Ma chiamala come te vuoi, tanto non ti risponde. Andiamo, no? Scusa. Andiamo. Vi staccate dalla matriarca e iniziate a seguire la rotta che vi è stata impostata praticamente dal giudice. In tutte le cartine stellari ha un teschio. Immagino che quella rotta non sia modificabile, cioè nel senso, mi accorgo se... No, loro vi hanno dato solo la destinazione. Quindi non è un programma, volete... preconfezionato. No, che hanno dei cannoni a lunghissimo raggio che possono sparare dall'altra parte dell'universo e c'è solo il vuoto fra noi e loro. Quindi... No, era solo per capire se... Sostanzialmente sì. Eravamo semplicemente un equipaggio pupazzo. No, loro vi hanno dato le coordinate e la rotta effettiva l'ha disegnata il vostro tecnico. Ah, ok. Con il minor numero di salti possibile. Giusto. Poi io dopo taglio tutte le comunicazioni con la nave, dopo aver fatto il salto e ce ne torniamo a casa. È un vaffanculo questi paria. Che dice capitano? Beh, se mi serve fammelo sapere. Il cubo lo spariamo con le cabine di Susso, no? No, poi fammelo sapere. Se siamo così sicuri. Per il salto ci saranno un paio di modifiche da fare. La nave non è proprio precisa per il salto. Sì, ok. Non mi cambiare la struttura della nave che poi saltiamo e moriamo. Credo che l'abbia già fatto. Eh no, ma non possiamo saltare. La cabina di lusso. Non abbiamo... Ma usando? Chi? Non ci sono le cabine di stasi qui. Certo, no. No? Non ci sono? Non possiamo stare. Ma infatti che non ci sono. Ma no, ma quello questo... secondo me non ci vede. Però potrei fare qualcosa di simile. Dovremmo stare un po' stretti. Se mi dai una mano, magari qualcosa riusciamo a tirar fuori. Direi. C'è un sacco di azoto liquido di là. Ma che azoto liquido? Ma poi sta missione la dobbiamo portare a termine per due motivi. Uno. Ma c'è da fare due salti senza le camere di criostasi. Come facciamo? Che forse quella è la prova. Beh, possiamo indurre una sorta di stasi, di coma farmacologico.
per poter fare salti. Sembra è rischioso, ma si può fare. C'è una rotta senza salti? Se vuoi morire di vecchiaia, sì. Quindi, potrebbe essere una prova. Quindi non possiamo saltare, ma ce l'abbiamo però il modulo per saltare, no? Non è un modulo, devi passare attraverso il portale. Ah, ok. Sì, e non ci vuole qualche cosa particolare. No, no, vai dentro il sole. Quindi potrebbe farlo anche uno con un jet d'acqua dello spazio. Uno anche con un exotuta fra un po' potrebbe saltare. Muore di pazzia. No, muore carbonizzato dal sole. Beh, no, penso che sia la cosa migliore quella che dice Priya. Sei sempre così intelligente. Grazie. Vabbè, mettiamoci in tre e troviamo una soluzione. Sì. Avrò bisogno di te per modificare i canali di plasma. Dovrò creare un campo statico. Anche lì. Ah, ok, quindi devo rimodificarli. Alla fine si muoverà. Devo rimodificarli perché adesso sono stati dirottati verso le cabine di lusso. Però se non ci serve sparare subito, posso fare una deviazione e poi li rimettiamo sì, lì. Direi che puoi fare un bypass per quando dobbiamo sparare. Signor sì, signore! Okay. E noi andiamo giù nella sala motori a creare delle specie di cabine di... A questo punto una stanza di stasi, qualcosa che ci isoli. Una stasi di lusso. Partite quindi verso il primo portale. Sì, sì. Ok. Dimmi. Io voglio andare a cercare di capire qualcosa del cubo. Non lo apro perché mi ha detto di non aprirlo. Io nonostante tutto comunque non controllo. Allora, la nave, essendo una nave medica, un po' di sensori di vario genere ce li ha. Quindi se vuoi provare a usare qualche cosa del genere per cercare di... Però mi trovi lì nella sala comunque medica. Dentro l'attack. Dentro l'attack. Okay. Amo le radiazioni. Non sapevo cosa fare, mi annoiavo. Mi sono fatto un attacco encefalo così. Ah, ragazzi, prima di capire come saltare, dovremmo capire che stiamo portando dove. Sì, è vero. Assolutamente. Sono d'accordo con te. Infatti faremo delle analisi. Faremo. No, no. Allora, siamo appena partiti. Ma te prima capisci se sto qua, tu vorresti trombare o no, o prima te trucchi tutta, prima di uscire. Te trucchi soltanto dopo che hai capito se ci vuoi uscire. Ma hai chiesto il capitano? Eh? Hai chiesto il capitano? Ha detto, non aprite il cubo. Non aprite direttamente, non interagire direttamente. Che vuol dire che lo possiamo studiare. Non è un'interazione diretta studiarlo, in effetti. Beh, se lui lo fa studiare a lei, certo, lui non è diretta, è chiaro. No, scusa, o dovremmo... Allora, una passeggiata per Chernobyl. Lo devo dire. Non vi avvicinate, però. Allora, Eric è anche un bravo ragazzo, però si sta cacando sotto, d'accordo? E non vuole avere a che fare col cubo. Peccato che siamo su sta nave col cubo e dobbiamo portare il cubo. Quindi se non capiamo che cazzo è il cubo, è inutile che facciamo due salti, che ci spuntano i tentacoli, il terzo braccio, ma a me mi viene la quarta ernia e non serve un cazzo. Dobbiamo capire che dobbiamo portare. Serve una mano sulla porta che ho lasciato lui sotto, sì, la porta. Sono d'accordo con te, ma prima proviamo a vedere se superiamo il primo salto. Ma che serve, scusa? Noi superiamo il primo salto, vediamo, ah ok, quello è morto, gli altri no, evviva, e poi analizziamo il cubo e magari scopriamo che non dovevamo neanche saltare. Perché prendessi il rischio per fare una cosa che comunque va fatta e prima? Perché non dovremmo saltare? Io non lo so. Se dobbiamo saltare o no. Spero che no. Beh, non abbiamo molte opzioni. O facciamo quello che ci hanno detto, perché magari sono delle brave persone che ci hanno salvato. Ci hanno detto. Oppure ce ne andiamo. Cambiamo il radiofaro. Buon uomo, mi peschi a caso un coso dal bagaglio. Bianco. Ok, riesce ancora a mantenere la calma perché okay. Ti stavano facendo venire... Ah, raga, ci hanno detto che capì che il cubo è parte della prova. Abbiamo detto, potete dire cos'è? E lui fa, è parte della prova. Al di là del fatto che c'aveva una scopa nel culo, ci ha detto esplicitamente che è parte della prova. Scimmie intergalattiche, non siete altro. Beh, fai una cosa empirica. Prova a tastarlo, toccalo. Vai a vedere che cos'è. Devi chiamare il capitano prima. Ma ci hanno detto, ma il capitano una cosa ci ha detto, non toccate, non andateci vicino. Ok, però non hai quelle cose che possono fare che scansiona. No, siamo arrivati a toccare il cubo. No, lei peraltro è la tocca il cubo. Ma scusa, ma che cazzo, ma dove hai studiato tu? Scusa, tutte le volte che alla scuola di Prometheus ha studiato questa. Esatto. Quella tocca carezza senza guanti gli animali. Ma
bello, piccolino. Ma come hai imparato a far medico? Ti dicevo Tocca il morbo, ma scusa, eh. Avrei studiato sui libri. Oh, cazzo. Guardate, non litigate, perché secondo me avete ragione tutti e due. Possiamo fare tutte e due le cose, lo facciamo. Passare in uno di quei macchinari. Di solito tu non fai passare la gente e vedi cosa c'ha dentro. Sì, però il macchinario è qui nel laboratorio. Non possiamo portare il macchinario giù di sotto, dobbiamo portare il cubo su. Ma ce l'hai lui in mano? No, c'è la scatola. Non hai detto che prendevi la scatola? No, ho detto che andavo lì per analizzare. Vabbè, prendiamo la scatola. Ma sapete una cosa? La mettiamo in un telo. Vado dal capitano. Aspettate. Vado a prendere il cubo. Venite pure voi, fate quel che vuoi. Vabbè. Arrivo da te, bacia capitano. Dimmi, Jagger. Allora, sta roba non funziona. Cosa vuol dire non funziona? Allora, non funziona. Noi stiamo per fare un sarto, magari due, senza i camere d'estasi. Ci sta lavorando... Ok, appunto. Arzes, beh, ci fidiamo di lui, è bravissimo. Ti ricordi quando è riuscito a scaricarmi Coriolis Craft sul pad? Non è proprio la stessa cosa. Ragazzi, ogni tanto sarebbe bellissimo se uno riuscisse a finire un discorso, poi comincia quell'altro, poi comincia quell'altro ancora. Ecco, che allora... Dite? Ok. Noi stiamo per fare i salti, che è un rischio, senza sapere che stiamo a portare. La voce nel cubo dice: non possiamo saltare, ma possiamo fare parkour. Questo è vero. No, io c'avevo un amico che una volta ha fatto parkour e si è fatto malissimo. Meglio evitarle certe cose, poi è la tua età. Allora, se la missione è portare sta cosa da qualche parte, dovremmo capire che è. Perché hanno detto che la nostra missione è recapitare sta roba, ma magari la missione è decidere di non recapitarla, a seconda di che è. Noi prima di fare un salto, o di farne due senza le camere d'estasi, ci vorremmo assicurare che cazzo è sta roba per determinare la strategia. Quindi, se non siamo convinti di questa cosa, torniamo indietro e gli diciamo: guardi, glielo riconsegniamo perché è oscuro, perché è brutto, perché ci fa paura, perché... E se fosse una bomba? Quindi ci fanno andare lontano, 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 perché poi esplode? Allora, ci hanno fatto... Quello che sto a dire è che ci stanno a fare il lavoro del fattorino. E questo mi pare evidente. Ora, il fattorino deve sapere se all'interno della scatola c'è una roba fragile, non fragile, pericolosa, non pericolosa, perché solo voi è consegnare le cose in grazia di Dio. Più grazie dei icone. Con quello che ci hanno dato è come fare il fattorino su una bici senza il sellino. Ecco, ora stiamo facendo abbastanza. Sto lavoro del fattorino senza lo stiamo distanzi. Facendo del merda, perché non sappiamo neanche che stiamo a consegnare. Ma lo vogliamo, quindi non consegnare? Sappiamo qual è la strada migliore, non sappiamo quali sono le cautele che dobbiamo tenere, non sappiamo un cazzo di sto cubo. Qual è la cosa migliore per noi, capitano? Possiamo anche trovare un modo per andarcene. Allora, signori, ve la faccio breve. Volete esaminare il cubo? Esaminatelo. Si va comunque dove si deve andare. E il motivo è molto semplice. I nostri nemici, perché sono i nostri nemici, ci fanno fare una consegna di una cosa che per loro è importante, o è un esame. Bene. Nulla ci vieta di arrivare dove dobbiamo consegnarla per capire cosa dovremmo consegnare. Nulla ci vieta di arrivare là, sottrarre il cubo e cercare di scappare, se è un'arma che possiamo impiegare contro di loro. Però vogliamo arrivare lì. Certo che dobbiamo arrivare lì. Anche solo per impossessarci di un segreto militare, da rigirare contro di loro. Ricordatevi che la nostra missione è metterli in difficoltà. Sempre. E allora mi sa che conviene sapere cos'è. Volete esaminare il cubo perché vi fa stare più tranquilli? Esaminatelo. Se non volete venire dove dobbiamo portarlo, buttatevi fuori dalla nave. No, ma siamo tutti insieme, come sempre, no? Ma per una volta che far capitano, lascialo fare, no? Ma siamo giusto? Tutti insieme sempre, cioè nessuno se ne andrà da questa nave, no? Bene, no? Questa è una scelta vostra, ma... e sapete che io sono abbastanza democratico da questo punto di vista. Ok? Quindi volete esaminare il cubo? Esaminatelo, avete il mio permesso. Adesso lasciatemi arrivare verso la rotta, lasciate, permettete... ad Arses di cercare di creare qualcosa di simile a una camera di stasi, ma i salti si faranno e andremo dove ci hanno detto di andare. E sti cazzi. Bene, allora ognuno faccia quello che vuole fare. Tu quindi vai giù, siate attenti.
Io mi fermo un attimo lì. Capitano, non è così nervoso? Che c'è qualcosa? Potrei farti la stessa domanda. Beh, a me non piace molto quel coso, però siamo sempre stati insieme, non vedo perché queste prendete uscite dalla nave. Sembravate l'ammiraglio. Sì, sembravo l'ammiraglio per un motivo molto semplice. Paradossalmente, Fei, eravamo molto più sicuri quando ci sparavano delle cannonate. Ma anche questa cosa, cioè quelli sparano e poi ti soccorrono, mi sembra un po' uno spreco di tempo, a meno che non volessero che portassimo via questa cosa. Loro sparano, poi sottraggono le persone, le torturano, alcuni ne fanno proseliti. È tutto molto più complesso di così. Noi siamo nel bel mezzo di una guerra e la guerra non è mai una faccenda semplice. Però ci siamo cavata bene fino adesso. Sì, il problema è che adesso ci troviamo in una situazione di difficoltà e dobbiamo cercare di trarne il massimo per tornare a stare bene come prima. E non ci conviene andarcene? No, non ci conviene andarcene. Vabbè, basta che non si fa venire le palpitazioni, sennò poi passa all'alcol e... Credo che si sia bevuto tutto Jagger, però... Ho visto che fate le cose con il... con l'antigelo della nave. Lo so, è un'antica ricetta della sua famiglia, dice. Lo Jäger... il Jägermeister. Jägermeister. Ok, quindi... Va bene, capitano. Quindi quali sono i suoi ordini, capitano? Sì, capitano. Allora, se anche a te interessa guardare che cosa è quella cosa... vai pure, ma stai molto attenta. Non ha bisogno invece, di te qui. Non ho bisogno di te qua. Potrebbe aver bisogno Arses mentre cerca di creare le camere di stasi, perché ci saranno sicuramente delle parti meccaniche e lui potrebbe avere bisogno sicuramente dei tuoi talenti, per cui scegli tu. È che quel coso nero non mi piace tanto. Ecco, allora vai da Arses. Eh no, ma per quello non mi piace tanto, vorrei, non lo so. Io accendo un attimo d'occhio. L'interfono. Ok, vai, però stai attenta. Ehi, scendi, ho bisogno di te. Fai prima l'altra parte, arrivo tra poco. Ehi, calcoli li ho fatti. Arriverà. Allora tira la terza leva che c'è sulla destra. Ho già preparato tutto. Quale destra? Fine non, della battaglia. Non quella sulla sinistra che spari nei cabine di lusso. Oh cacchio, vieni giù te, non posso far sta roba solo, non so dove hai messo le mani. 10 minuti, guardo un attack e arrivo. Vabbè, ricontrollerò i calcoli, muoviti. Un attack? Vado giù in pesata. Tutto giù, io ho preso una scatola, l'ho messa nella scansione dell'attacco, ho detto al capitano e ci ha detto di sì. Ah, va bene. Aspetta un attimo, devo finire prima di fare questo. Io sto facendo una miscela di farmaci per poter fare questo. Mi ricorda qualcosa che è successo nella prima stagione di Fabio. Allora, però per distribuirli ci vuole una macchinetta del caffè. Esatto. Devo fare una prova, vero? Per me non farci. No, assolutamente, guarda. Io non la farei adesso, però. Ah, la fai dopo? La farei quando la usiamo. In effetti. Perché sennò c'è troppa... sappiamo già che andiamo incontro alla merda. Va bene, ci sta. Intanto vedi che peraltro si può anche fare una prova di gruppo con lui, lei, tutti quelli che hanno contribuito per cercare di tenerci. Comunque guarda, poi dopo lui ha preso le cose che raggiungo giù in infermeria. Ma il medico è lei che contribuisco. No, ma le cabine di stasi. Ok. Di lusso, peraltro. Stasi di lusso. Hai costruito le cabine di stasi nel cabine di lusso, lui tira la leva per sparare le cabine e morite tutti. Ma cose che capitano. Beh no, io lo faccio vicino al reattore. Che bella, che bella fine. Ok, ho fatto. Cosa, io ci sono riuscito quindi? A farlo. Quindi capiamo che è sta roba. Quindi gli ha dato l'ok? Bisturi! Sì. Grazie, Fei, ho sempre bisogno di un bisturi. Mi ha mantenuto la taschina. Impizzato Ardo. Esatto. Saprai qualcosa, saprai usare sta macchina, no? Certo, sì, è una macchina di hai toccata, diagnosi. Giustamente, adesso la sai usare. Sì, esatto, si impara così di solito toccando. Muovile, dai. Sperimentato sul campo e vedi nel tuo passato un pollo arrostito. Dai, veloce, no, ragazzi. Sperimentare, quindi... Io la voglio aiutare con proteggere, che è quello che faccio un po' in generale con loro. Ah, ma anche fuori dal gioco lo puoi aiutare? No, allora, qua io sto usando la mia azione, cioè nel senso, proprio la sto aiutando perché ho il tempo di farlo, ok? Io sto dicendo proteggere, ma potrei anche dire intransigente. Ah, ok, non per quella. No, okay. Esatto, io lo sto aiutando come l'aiuto di solito, sto cercando di spronarla. Io anch'io la voglio aiutare con tranquillizzante.
Okay. Perché io sono preoccupata. Ci siamo io e lei che fa: guarda che se sbagliamo moriamo tutti, hai capito? Devi fare cose bene. E lei dice: no, ma tranquilla, in realtà. Okay. Tanto tu sei la migliore. Meccanicamente un aiuto funziona che? Se c'è almeno un tratto a supporto che puoi dare motivando che stai aiutando, fai aggiungere un token positivo. Se secondo te io ho detto una cagata, mi dici no, non vale, e quindi non mi permetti di aggiungerlo. Quanta difficoltà c'è in questa cosa? Allora, effettivamente che cosa state cercando di fare? Allora, tramite lo strumento dell'attack di analisi, di diagnosi, così mettere questo cubo lì sotto. Il cubo, la scatola chiusa. Scatola, scatola aperta, aperta col cubo. Scatola aperta. Scatola aperta col cubo. La scatola di che materiale è? La scatola è di legno laccato. Beh, sì, allora va bene. Scatola aperta col cubo. Non c'è piombo che magari può infrangere. Per fare sensori, praticamente stai facendo una cosa tipo sensori, sì, però con la macchina medica. Okay. Di diagnostica per vedere di cosa è fatto questo cubo. E quantomeno di che materiale è. Esatto. E io sto bilanciando il suo occhio che ci fa saltare tutti, sta a fare danni. Con... Ma no, tranquilla, sai che dice così perché ci tiene a te. Allora, la sua pellaccia. La difficoltà è 3, perché guardandolo è un materiale che non, si capisce, non comune. Quindi dovrei calibrare bene i macchinari, cercare di capire che cosa stai vedendo. Quindi mi dà un aiuto? Entrambi, un bianco. Quindi due bianchi. Sì. Ok. Allora, utilizzerei militare e paramedico perché so usare il macchinario. Poi indole sperimentale, perché siamo sì, più che qua. Ridurre il margine d'errore, potrebbe essere utile. C'è anche azzardo fortunato. Beh, in questo caso, sì. Okay. Sappiamo quanto potrebbe essere rischiosa. Perché usare un attack su qualcosa. Mi viene considerato autorevole. Nell'ottica del sapere di quello che so fare. No. Precisione chirurgica? No. Stai infilando una macchina. Ma gli stai facendo l'appendicectomia al cubo? Vabbè. Ah no? Ti ricordo l'ultima volta cosa aveva il coraggio di proporre, quindi cioè... Sì. Arrivista. Perché dobbiamo arrivare a arrivista, perché devo arrivare a essere più bravo. Ti vogliamo bene. Tu potevi usare Letta. Potevo mettere Letta. Letta. Quanto estrai? Ne uso 3 perché mi piace il numero 3. E sono 2 bianchi e 1 nero. Ma lo darò al master. Tutti. Bravissima. Allora, questa sessione non c'è nessuno che accumula adrenalina o confusione. Perché stanno decine malissimo. Tutta la fine. Quindi vaffanculo. Io ogni tiro che fate sono deciso se prendermi i neri. Quindi un po'. Secondo me è per tenersi la merda in fondo. Solo che non si viene altre con altro bianco. No. Allora, infilate la scatola nel macchinario dell'attack, fate partire l'analisi, riesci a recuperare qualche dato e a capire che cosa stai vedendo sullo schermo poco prima che la corrente di tutta la nave salti. Io accendo l'interfono. Non sono stato io, eh! Io utilizzo il mio talento. La leva a destra! Che è correlato con proteggere. Adesso so che può sembrare strano, ma io come movente ho proteggere l'equipaggio dalle loro fragilità. Ok. Okay? Il mio talento... Il talento, scusatemi. Ideale. Il mio ideale è che fallire significa imparare. Posso... dopo che qualcuno ha... ha subito una sventura, gli posso dare un tratto temporaneo che è correlato alla prova e che dura fino alla fine della sessione. E quindi dico, vedi, avevo detto che non dovevi stare più attenta, porcaccia, tutte le volte... È stato un sovraccarico. Sì, c'è voi studiato, te lo dico io. Cos'è? È una scuola abbastanza decente. Coriolis economico. Io sono preoccupato. Esatto. Io sono preoccupato un attimo per Arses, vado a raggiungerlo. Post universi. Sì, d'accordo. Torcia. La prossima volta devi stare più attenta. 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 Allora, quello che sei riuscito, che sei riuscita a capire dall'analisi prima che saltasse la corrente... Sì. Innanzitutto la corrente non è saltata perché il cubo fosse fatto di un qualche metallo che ha fatto una reazione tipo forchetta nel microonde. Semplicemente si è spenta la nave. Tutta la nave?
senza scariche, senza flutter di luci che slampeggiavano. Come se qualcuno abbia tirato giù l'interruttore. Ha tirato giù l'interruttore. Quindi non si è neanche accesa una luce di... Non ancora. Quindi lui l'abbiamo sentito dall'interfono? No. Non andava all'interfono? Ok. Quindi non io va vado. Più. In questo momento non sta andando niente. Infatti vi sentite anche... Non neanche le batterie di riserva. No, ma io avevo la cassetta degli attrezzi. Quindi ho fuori la torcia. Inizio ad andare giù dove sta. Non se va se la sono torcia. Un po' preoccupato. La torcia quella è portata. È stato un impulso elettromagnetico. Sono andate anche prova a ripararla velocemente. Aspetta un attimo che finisco di dire che cazzo è questo pezzo di blob nero lì davanti. Allora, non è niente che sia sulla la tavola periodica degli elementi conosciuta dall'uomo. Buona notizia, direi. Arrivata a 125. Come fa a saperlo? Perché comunque mentre stava andando i dati iniziavano ad uscire e poi si è spento. La cosa particolare che hai notato è che si è spenta, aveva già fatto l'analisi chimica spettrale del coso e si è spenta praticamente quando stava per tornare verso di voi, quindi stava riuscendo dal macchinario e uno dei bracci meccanici ha toccato contro il coperchio che era aperto. Quando si è richiuso è saltata la corrente. Segnatevi come sventura tutti nave senza corrente, perché adesso è così. Sì. Poi cioè non ci daremo. Beh, sì. Vedevo quella storia. Sì. Ma quindi non c'è neanche ossigeno? No, l'ossigeno ossigeno c'è. Non funziona il sistema ambientale. A voi a furia di scorregge ve le respirate tutte adesso. Io mentre fluttuo cerco di riparare velocissimamente la torcia. Io l'ho vissuto oggi in riunione. Ok. L'acquario dei peti. Sì. La difficoltà è 3. Le sventure che c'entrano con quello che sta succedendo ti danno un nero in più, giusto? Sì. Cioè, perché però non c'entra con riparare la torcia. Però se è al buio. Se è al buio. Non vedi nemmeno cosa stai facendo. È buio senza gravità. Allora, meccanico, rapida. Sì. Riparazione di fortuna. Sì. Inventrice. Sì. Risoluta. Sì. E tranquillizzante che la situazione non mi preoccupa più di tanto. Praticamente cerca di prendere un filo, una molla, una calamita e comincia a muovere in su e giù la calamita per creare un circuito e creare energia elettrica. Estraggo 3. Mi ricordo in David Barbaro, quando c'è voce fuori campo, c'è lui che sta smanettando con qualcosa e dice: Dave, con solamente un megafono. Mica robo, che mano. Oh. Prendo 2 di adrenalina. Bomba. Tanto estraggo sempre 3, quindi non mi cambia niente. Mi sembra una cosa sensatissima. Però smanettando un po' riesci a riparare almeno la torcia. Sì. Se tu avessi fatto più di un bianco magari riuscivi a riparare anche le batterie di emergenza. Però. Ok, riparo la torcia, accendo e vado subito da Arses che so che prima cosa non si trova molto bene al buio. Ok, quando guardi in giro con la torcia vedi che il cubo non è più nel macchinario. Ah, io ero già nel corridoio via. Ah, ok. Allora nessuno di voi vede un cazzo. Non vediamo niente. Eric, tu sei al buio completamente. Stavi impostando la rotta, seguendo la rotta, cercando di capire che cosa fare della vostra vita e si è spento tutto. Fuori vedi lo spazio, le stelle, il portale molto in lontananza e dietro di te solo l'oscurità. Senti i passi di qualcuno che si sta avvicinando. E dal rumore ti sembrano i passi del vostro medico di bordo. Capitano? Sì. Penso che abbia notato che è saltata la corrente. Avevo una vaga impressione. Però grazie per avermi dato la conferma. Così. A grandi linee, si può sapere chi è il genio che è riuscito a mandare in blackout questa bagnarola? Beh, lei, capitano, ovviamente. Non credo. Oh, sì. Chi è che ci ha trascinato in questa situazione? Ah, complimenti. Abbiamo voglia di fare polemica adesso. No, non è assolutamente polemica. È assolutamente ciò che è successo. Pensi ai fatti che ci hanno condotto fino a qua oggi. Sì. Noi siamo sulla sua nave. La nave ha un nome che ha deciso lei.
E invece che decidere di seguire una vita più tranquilla di pirateria e scorribande, ha deciso di seguire gli ordini che le sono stati dati, che ci hanno portato nel settore sbagliato, al momento sbagliato, contro le persone sbagliate. Tutto questo non è assolutamente divertente, secondo me. Bene, è una richiesta di congedo la sua, signor tenente? Oh, no, no. No, 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 no. Il tenente Pria in questo momento non ha nessuna intenzione di andarsene da questa nave. Bene, allora con chi sto parlando? Beh, ma con me. Con me chi? Io sono te, ormai. In che senso? Hai accettato di prendermi con te. Tu hai accettato la scatola dal giudice. Ah, quindi sto parlando con il contenuto della scatola? No, no, stai parlando con te. Io non sono più il contenuto della scatola. Io non credo che ce ne andremo da qui. Sono stato chiuso là dentro per molti, moltissimi anni. Il mio immenso potere non è stato assolutamente usato per nulla. Ho bisogno di sgranchirmi un po' le gambe. E beh, voi siete in cinque. A me basta il corpo di uno solo di voi. E per quale ragione proprio uno di noi e non uno di quelli che stavano dentro quell'enorme bellissima nave dove eri contenuto prima? Beh, diciamo che non erano adatti alle mie esigenze. C'è qualche altro modo in cui ti possiamo aiutare e tu potresti aiutare noi a fare fuori tutte quelle persone? Beh, se voi decideste di andare a spararvi contro la nave matriarca, non succederebbe assolutamente nulla alla nave matriarca. Beh, questa è una grandissima... un grandissimo aiuto. L'avevo intuito da solo. Però, in cambio di una emozione interessante, diciamo... cosa potrebbe essere? Il grido di una giovane ragazza disperata nei suoi ultimi istanti di vita? Io per quello lascerei andare te e gli altri. Temo di non poter acconsentire a questa richiesta. Io ho tutto il tempo del mondo. Ripensaci. Tanto sarò qui. E in questo momento torna la luce nella lampada. Anzi, è tutto a posto? Ti spunto la torcia in faccia. Scusa, scusa. Ecco la luce. Ah, cazzo, era abituato all'oscurità. Ok, è tornata. Dove eravamo rimasti? Boh, il merito se l'aspetto. E ora è ripartito. È ripartito, ma non è ripartito facendo... Era semplicemente... È di nuovo acceso. Non come ripartito. Fermo nel tempo. Esatto. So che tu sei bravo a fare le cose, però certe cose lasciale a me che ci capisco e provo a guardare che danni deve aver fatto lui qua sotto per aver causato il blackout. Io non ho fatto un cazzo. Stavo aspettando te per cablare. Controlli, è tutto a posto. Cioè, è tutto come l'avevi lasciato. Certo, questa nave è più bagnarola della Ifrit. Ma che puttana, mi metto a dargli una mano con... con le cabine di stasi. Quindi in realtà stiamo cercando di creare una specie di gabbia dove far passare il circuito dell'energia, quindi ci sarà da fare un sacco di modifiche da fare. Pria poi è stata bravissima come al solito, ha creato tipo qualcosa da per stenderci. Il coriolone. È così che è nato. Vediamo quanti ne rifà quando è strano. Speriamo bene. Abbiamo finito qua? Sì, dobbiamo... Perché stavano analizzando il cubo. E non mi avete chiamato. E le merde siete. No, in realtà ti sono venuto a chiamare io ora. Fammi indovinare, è saltata la corrente della nave per qualche motivo? Sì, ma non c'entra niente sicuramente. No, va bene. No, certo. Era già finito, stavo uscendo. Beh, andiamo a chiamare il capitano, Pria ci avrà delle notizie sul... Stava iniziando a analizzarlo e stava già uscendo dalla macchina. Beh, vabbè. Tu vai in infermeria, io vado a recuperare... Andrò a leggere i dati. Io vado a recuperare Eric. Nel momento in cui ti faccio, Pria ha fatto un casino, ha fatto spegnere la nave. E è scomparso il cubo. Toccato niente. Ho detto Pria.
Ah, ok. Pure sordo sei. Sì, un po' sì. Sono stato giù con il ronzio del motore. Ah, manda. Il cubo non c'è più, Il cubo non... Ma io penso che l'abbia preso Fei. Ah, era buio. Capitano, mio capitano! Ditemi. Pria ha analizzato l'aggeggio. Vuole venire a vedere i risultati? Tanto siamo in rotta, no? Sì, siamo in rotta. Dai, su. Beh, salite voi. Portiamo tutto? No. Sigillate quella cosa, la riportate nella cappella. E poi salite. Io mi avvicino, a fare rapporto. Mi avvicino e gli schiaccio proprio davanti il comunicatore. Ripeta quello che ha detto a me adesso. Scusa un secondo, una cosa. Tu sei andato con... Sì. No, lui in infermeria. Quindi sei da solo col capitano. Sì, okay. Sì, io ho schiacciato il coso e gli sto dicendo. Quando ti avvicini e schiacci il coso, i suoi occhi diventano completamente neri per un attimo. E ti dice: questo corpo andrebbe benissimo per quello che voglio fare. E poi continua pure a dire: andrebbe benissimo per quello che voglio fare. Se lei schiaccia qui, poi ripete quello che mi ha appena detto. E la sentono tutti. Bene. Riportate quella, risigillate quell'affare, riportatelo nella cappella e poi salite sul ponte e fate rapporto. Ha preso la ragazzina? Sì, capitano. Cosa vuol dire l'ha preso la ragazzina? Che c'è poco da sigillare. C'è una ragazzina, abbiamo un... Fei ha preso il cubo. Fei è qui con me e non ha il cubo. Non c'è più il cubo, quando si era accesa la luce non c'era più il cubo. Chi è andato via dalla stanza era Fei. Fei, dove hai messo il cubo? Non l'ho preso il cubo, mi fa un po' schifo quell'aggeggio. Ma con tutta la scatola? No, solo il cubo, la scatola. No, sarà stato Jagger, dai. Ma che? C'ho osteoporosi, al Parkinson e prendere il cubo di nascosto durante... Ma no. Ok, signori, di nuovo. Sei il primo che lo voleva analizzare. Prendete quella scatola, riportatela nella cappella, chiusa. Vabbè. Salite tutti qui, signore. E fate rapporto. Ci metto dentro le mie patatine nella scatola vuota, va bene. Senti, clock e vado nella... Io non l'ho preso, capitano. Cioè, Fei, ho capito che non l'hai preso. Qualcosa. Stai tranquilla. Io l'ho presa. Sempre lei ti dice. Tutto bene? È uno sguardo strano, capitano. Massaggio? No. Stavo un coltello solo nella gola? No, stavo solo pensando. Sì, basta che lo dice una volta, no? Cioè... Ma lo so che dai, e gli faccio massaggiare le spalle. Potrei piantare una lama qui in mezzo. Nessuno si accorgerebbe di niente e darebbero la colpa alla ragazzina. Fei, ti ringrazio. Va bene così. Ok, ma è molto teso, capitano. Lo so che sono molto teso. Sai che si può finire tutto questo in pochi secondi. Me l'ho già spiegato. Io mi siedo su una sedia. Io rientro nel punto di comando dopo aver fatto le modifiche teoriche, perché deve ancora andare Fei a farle. Anche io vado sul punto di comando. Quindi sto cubo, cioè se noi stiamo per fare due salti in una cabina di criostatica di fortuna senza quel pacco da consegnare. Dobbiamo capire dove è finito il cubo. Lo stavamo analizzando. Le analisi erano quasi terminate. E poi è andata via totalmente la corrente, la nave. La nave si è spenta. Sì, ma non è stato Arces, eh? E allora chi è stato? Sarà la nave che fa un po' schifo. Ma non è che magari è invisibile, avete provato a infilzare magari con i laser e le cose. Ho portato la scatola, l'ho girata sotto sopra, non è cascato niente. Capito, Mari, che non siete altro, ha detto di far rapporto al capitano, fate rapporto. L'ho fatto. Tutto. Ho girato la scatola sotto sopra e dentro non c'era niente. No, sì, ho capito. Però tu avrai fatto le misurazioni, no? Certo, qualcosa avrai visto, no? Sì. Che hai visto? Ho visto che il materiale di cui è fatto questo cubo non è niente di vicino agli elementi che conosciamo. Magari è volatile. Ma sì. Scusa, con cosa l'hai analizzato? L'ho analizzato col sistema diagnostico. E hai fatto l'attacco a un sasso? Sì, però... Beh, non è solo l'attacco, c'è anche tutta quella roba, esatto, lì, come si chiama, la sgnagnografia. Spettro coso. Sì, dai, quella che mi hai fatto una volta. Quello per vedere come sei fatta dentro. Siamo fatti così. Sarebbe stato interessante passarlo su altri macchinari, però...
è già un punto di partenza. I dati li questa... posso avere? Certo, assolutamente, ti passo col pad i dati. Ok. Se avessimo qualcuno ti avrei fatto fare delle ulteriori analisi. Mm. Non credo che qua dietro ci sia un laboratorio scientifico, ma... E quindi allora era inutile questa cosa. Analisi cubi. Non lo so, è possibile anche che sia tutto un piano, magari doveva sparire dopo un po' quelli che ce l'hanno dato. Questa mi sembra proprio una presa per il cupo. Vabbè, senti, possiamo fare una cosa, capitano. Vado a ritagliare un cubo nero da qualche parte e lo ficco dentro la scatola, almeno abbiamo qualcosa da consegnare. Direi che... è un'ottima idea. No. È una pessima idea. Media. Abbiamo tanto tempo di assalti per rivoltare questa nave e capire dove è finita. Capito adesso. Anche se io forse ho un'idea di dove possa essere. Ah sì? Sì. Ci può illuminare? No. Erano dei suoi scherzoni, capitano. Prima cercatelo fisicamente all'interno della nave. Rivoltatela come un calzino, tanto abbiamo un sacco di tempo. Sì, capitano. Vado a cercare. Va bene. Io vado a cercare la macchina, così sistemo anche la gabbia di... E io torno nel laboratorio medico. Io cerco il bar. No, non è vero. E si scopre che è lui, Eric. No, però sicuramente io, c'è un mento. Nel mio immaginario gli ho insegnato io a soffocare lo spirito dell'alcol. Io vado in sala macchine e ci dividiamo. Split the party. Ok, quindi partiamo dal buon Jagger. Sì. Quindi tu vai a cercare sto cubo. Dove non l'ha cercato gli altri. Cioè parto dall'infermeria, quella dove eravamo... dove ci siamo svegliati, okay. Esatto, e si beve il disinfettante. Cerco, probabilmente sì. Io direi che utilizzo intransigente protocollo. Vai, viene. Intransigente protocollo, banalmente perché sono abituato a rifarmi il letto, pulire la camera. Io sicuramente ho fatto da mozzo chissà quanto nelle navi di marina, quindi passo proprio al pettine tutti i posti come se li dovessi pulire per un'ispezione. Quindi protocollo intransigente. L'ultimo giorno facile era ieri. Basta. Per il resto non ho molto altro. Ok. No, niente, per adesso no. No, perché proteggere non serve a meno che io non voglia fare qualcos'altro in più. Ok. La difficoltà è 2. Hai qualche sventura? Sì. Io, allora, nave senza corrente, vabbè, se n'è andato. Sì, Io ho come sventura che anche io inizio a crederci a questa cosa. Quindi se pensi che questa cosa mi possa rendere più superstizioso o meno attento... Senza dubbio. E ne estrai? 3 e ne estraggo 2. Cosa stai facendo, scusa? Sto cercando il cubo, passando palmo a palmo la stanza, come se la dovessi proprio pulire linda, okay. Precisa. Ah, una sventura e un successo. Io te lo do. Te la do la sventura. Allora, il cubo non è qua e ne sei sicuro perché non c'è niente che attiri la tua attenzione. Sembra tutto molto normale. Problem is che a un certo punto inizia a sentire un grande senso di noia. Diventi irrequieto. Lo metto vicino al protocollo perché probabilmente quando cercherò di utilizzare di fare le cose così come dovrei, mi romperà le balle. Quasi come se sentissi una voce che ti dice: lascia perdere, fai qualche cosa di più utile. Vai a bere. Beh, probabilmente bevo. Fei. Io inizio a cercare nella sala macchine dappertutto. E mentre lo faccio smonto anche tutto quello che non serve per mettere da parte i materiali per fare altro. Stessa cosa, la difficoltà è 2. Risoluta. Tu hai detto sei nella sala macchine? Sì. Beh, la conosci come il palmo della tua mano, meccanico, io raggiungerei. Meccanico. Sì,
cioè non vorrei tirarla per i capelli, ma se fosse un altro boss sai dove nascondere le cose, non sono macchine. E basta, direi. È preoccupata perché è sparito, mi dava fastidio. Non so se riparazione di fortuna, inventrice. No, ma no. Speranzosa di trovarlo? Quello sì. Beh, io sono speranzosa di trovarlo. Sono anche preoccupata di trovarlo. E tiri fuori tre. Tiro fuori tre. Tiri fuori tre. O tre o quattro. O tre o quattro, per carità. Beh, no, quanti ne rispetta? Non vale, non è un'estrazione. Ah. Sono tre neri, no? Tiro fuori quattro. Ok. Adrenalina tre. Se vuoi, quindi tira fuori sicuro. Minimo tre. Tiro fuori quattro. Può tirare fuori più di 4? No. 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 A meno che tu non abbia degli ideali. Sì, no, degli, in realtà non c'è più quella cosa. Degli ideali associati. Due neri e due bianchi. No, non c'è bisogno perché tanto era il rischio di trovare il cubo. E due bianchi. Il cubo non lo trovi, è lui che trova te. Ok, quindi sto guardando guardando sotto. Ho smontato un tubo per metterlo da parte per usarlo come arma. Esatto. Spostando pezzi di lamiera, trovi il cubo. Eccolo. Lo appena fai per avvicinarti anche con il pezzo di ferro che hai per portarlo verso di te, per reset tutto. Inizia a brillare come se ci fossero delle venature bluastre all'interno del materiale, che prima non rifletteva assolutamente nessuna luce, infatti era difficile da notare anche per questo. E vedi che appena lo sfiori, quelle sfumature bluastre si estendono sopra la tua pelle, inizia a bruciare parecchio, e senti una voce che fa shh, no, adesso io e te ci divertiremo, facciamo un gioco. Provo a strillare. Chiaramente tu strilli, ma non si sente nulla, e ti dice: adesso prendiamo quel pezzo di ferro che hai in mano. Non mi piacciono i giochi. E vediamo quanto ci mette il cervello del capitano a uscire dalla sua cassa cranica. Se vinci, io ti lascio andare. Se vince il capitano, non ci sarà più nessun problema. Ma in tutto questo posso provare a ribellarmi alla cosa o... Lo stai chiedendo a me o al... A me master. A me master, no. Oh, intanto la sventura che sei posseduto, no. No, è andata a terra. Ah sì, proprio a terra, oh! Per quello non può provare a opporsi. Ok, quindi sei fuori gioco. Però puoi usare il talento fuori gioco adesso. Esatto. Mm-hmm. Ah, una cosa importante, perché non diciamo a terra in senso stretto, non diciamo... Essere fuori gioco significa non essere in senso stretto in gioco, vuol dire che il tuo personaggio è fuori completamente dai giochi. Okay. Questo vuol dire che tutti abbiamo perso una speranza, peraltro. Di conseguenza anneriamo la parte della disperazione, evviva! Prego. In compenso puoi usare il talento, puoi darci la tua qualità e quando ti sembra il caso puoi tornare in gioco prendendoti una cicatrice. Beh, a questo punto passiamo un secondo a Eric. Perché voi sentite solo il rumore di un pezzo di ferro che striscia contro le pareti. Poi ogni tanto tintin quando trova qualche incrinatura nella parete. E Eric, senti la voce di Fei dietro di te che fa: capitano, capitano. Beh, io mi giro piano piano. Fei. No. Io mi rialzo. Oh, buono, dai, ci sta. In questo momento, quindi cosa devo fare? Allora, adesso, tutte le volte che si va fuori gioco e si torna in gioco, uno degli esagoni del tuo alveare viene occupato da una cicatrice. Perché io mi rialzo in questo modo. Sapete, sei alzata col tubo. E Vitano, sei così, inizio con lo sguardo tutto, poi vedi che diventa tristato, fa... Non voglio farlo, Eric! Non voglio farlo, non voglio farlo! Non sono io, non sono io! Però non sto tenendo la cosa. Quindi, la cicatrice è che sono posseduta. Ah, meglio di così. Ok. Wunderbar. Vabbè. Perfetto. Quindi non ho controllo del mio corpo, ma posso parlare. Puoi anche cercare di opporti, sì, adesso.
Non voglio, capitano. Zitta. È qualcosa. Zitta. E lo sto dicendo sempre io con la mia voce. Vabbè, io vado contro di lei cercando di tenerle il braccio con... Oh, con capitano. Capitano, fa freddo qui. È buio, non vedo niente. Stai tranquilla. Molla il tubo. Lascia stare il tubo, lascialo andare. Prova a farlo andare via. Non posso. Cerco di disarmarla. Ok. Disarmarla in questo momento è difficile 2. Perché lei, essendo meccanico, comunque già di suo non è particolarmente esile. E in più è pure posseduta. Ok, allora io userei soldato fedele alla causa. Saldo nelle decisioni. Armamenti, quindi conosco le armi e quindi so com'è il modo migliore per disarmare. Sacrificio, perché mi sto buttando sostanzialmente per evitarle. Disciplinato. Ok, quindi... ce la potete fare, capitano, fermatemi, fermatemi. Ho dimenticato niente. Giusto. Gli piace vincere facile, letteralmente. Vince, vince. Pesco 3. Allora, adrenalina. Ci sta. Disarmi Fei. I suoi occhi diventano completamente neri, come il cubo, non riflettono la luce di quello che c'è intorno. Mm-hmm. E la voce ti dice: per ora hai vinto. È un gioco che inizia a piacermi. Tornerò presto. E per se... ora ti lascia. Io urlo. E se invece... facessimo un contratto qui, adesso? Prima passiamo un attimo alla nostra Pria. Quindi non sono più posseduta? No, mi spiace. Sei continuamente allora, posseduta. Se è una cicatrice, rimane parte di te per sempre. Cosa significa? Significa che la possessione potrebbe tornare, lo decide il narratore, che tu ti consideri potenzialmente posseduta? Chi lo sa? Una cosa importante, tutto ciò che fa parte dell'alveare può entrare in gioco dandoti un bianco, certo, nella giusta condizione. Cioè, se io ho cicatrice orribile in faccia come cicatrice, mi stai intimidendo? E sto intimidendo, potrebbe funzionare, ok? Allora, Pria. Io sono nel laboratorio medico, cerco il cubo nella macchina, cioè guardo la macchina, la faccio muovere, vedo se magari è rotolato da qualche parte, se magari il braccio meccanico l'ha spostato. Ok. Due neri, hai qualche sciagura, sventura? Sciagura, no. Sciagura. No. Iattura. Iattura. Allora. Iattatura. Quindi due. Fratelli Iattone. Iattai. Allora, mi è rimasto ancora attenta? Sì, è fino alla fine della sessione. Ah, ok, quindi ho attenta. Precisione chirurgica. Potrei usare in questo senso qui. Già che non ti ho lasciato usare la rivista, esatto. Diciamo che esatto. Questa volta va bene. Azzardo fortunato. Azzardo fortunato. Bello che attenta ha animato come un nuotatore che, come si dice, affetto da spasmi. No, perché attenta che guardo in mezzo alle cose. Non è che... Se attenta, apri. Apri. Ridurre il margine d'errore? Quello decisamente sì. Sì, sì, ma ridurre il margine d'errore è un cheat, però. Sì, è vero, perché riduce il margine d'errore della prova. Di qualsiasi prova. Sì, cioè, vai Alice. Rotta il gioco. Alice. Questo è il pensiero laterale portato all'estremo. Cioè... superare prove. Esatto, superare fortunatissima. Prove, sì, fortunatissima. Superare prove. Token bianchi. Non fallire. Che bello. Infallibile. La cosa divertente è che la moglie ha che era il gioco del marito. E che è giusto. Beh, si chiama matrimonio. Cioè, è giusto. Lo metto alla prova. Certo, mi sembra giusto. Infallibile, ridurre il rischio. Perfetta. Ineluttabile. Ma l'avevi già messo dentro? No, 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 hai capito? No, aspetta, datemi degli M&M's. Tieni, vai, 18 kg. Scusa, non metti, non hai messo tutto fare? Tutto fare, Jack of all trades. Va bene, ok. Ne pesco, vai Alice. Ne pesco due.
È bello che però poi con l'antistatistica distrugge tutto ciò che aveva fatto all'inizio. Vabbè, uno bianco e uno nero prendo con... No, ti piacerebbe. Ecco. Rischio! Però era bello ridurre il margine d'errore perché... Fino a questo tiro nessuno se ne era accorto. È vero, è vero. Era Sampton. Era Subdola lì che strisciava. Aggiungere un bianco. Posso metterlo? Mi riesce sempre tutto. Senti la porta del laboratorio medico che si chiude. E dietro di te vedi solo un'ombra che si sta allungando praticamente da sotto la porta. Fuori c'è la luce che è tornata nella nave e qualche cosa è fermo davanti alla porta chiusa del laboratorio. E nel momento in cui ti distrai per un secondo per cercare di capire che cos'è quell'ombra, sì, l'ombra stessa sembra così scura e nera da essere fatta dello stesso materiale del cubo che avete analizzato prima, e si allunga tipo tentacolo verso di te, e dentro di te tu senti solo una vocina che ti dice: loro non hanno assolutamente bisogno di te, sei qui, ma potresti essere altrove a fare cose più importanti che perdere tempo con questi cialtroni. Sei con una ragazzina disobbediente, un vecchio che non sa nemmeno da che parte si è girato, e un capitano così codardo da avervi messo in una situazione letale senza avervi nemmeno spiegato il perché e il per come di quello che stavate per fare. Però possiamo prenderci una piccola rivincita. Cosa capisco di questa? Cioè, sento che mi sta possedendo. Sento una morsa dentro. Credo che io so spiegare come la uso per aiutare la gente. Anche in quel caso puoi usare ridurre il margine di rischio. Esatto. Possiamo creare una pista dal 99% al 100%. Ok. Questa cosa o sono comunque... No, senti che ti sta prendendo in giro, perché in realtà potrebbe fare quello che vuole con il tuo corpo, muoverlo come gli pare, e ti sta solo cercando di portarti dalla sua parte. Ok. E dove dovrei essere secondo te? Beh, potresti fare cose ben più grandi. Ci sono un sacco di organizzazioni in questo orizzonte che potrebbero sfruttare le tue capacità. Essere in grado di tagliuzzare e richiudere le persone è una cosa molto divertente. Anzi, perché non proviamo a farlo con il capitano? Proviamo a tagliargli qualche cosa come lui ha fatto con le vostre vite. Poi se si riattacca, io me ne andrò. Direi che subisco la cosa. Ho un bellissimo bisturi che... che ti ha dato qualcuno prima. E però mi manca il pilota, quindi... No, mi manca il pilota. Uno alla volta mi voglio usare. Okay. Tutti insieme. Comunque è fantastico come il nostro medico si sia rivelato un nazista. Ah, no, un esperimento! No, non è il nostro medico, è Alice, è ben diverso. Adesso capiamo come mai poi Eric fa gli esperimenti sui tacchini. Ma per caso ti fai a dormire in un modo e ti svegli in un altro la mattina? Dimmi, non volevo, era... Mi sembrava di vedere da lontano, come se... Come se qualcun altro avesse preso il tuo corpo? Sì... Oh, l'ho rifatto! E senti la voce nel corridoio, la voce di Priya. L'hai sentita anche tu, Fei? Sì. E mi metto davanti al capitano col tubo. Schiaccio l'interfono. A tutto l'equipaggio, riunirsi sul ponte, subito. E Priya arriva. Vedi che si sta tenendo il bisturi praticamente sulla giugulare, pronto a tagliarsela di netto. Ti guarda fisso negli occhi, gli occhi sono ovviamente completamente neri, e ti dice: beh, se non posso ferire te, posso comunque ferire quelli a cui tieni, no? Nessuno ha detto che non puoi ferire me. Allora lasciati ferire. Prima hai detto qualcosa di un accordo, sentiamolo. L'accordo è molto semplice. Io e te su questa nave, tu puoi fare quello che vuoi del mio corpo.
e puoi fare quello che vuoi con tutti quelli che incontreremo, ma loro quattro scendono dalla nave prima. Dimmi quando arrivo nei pressi dato che lui ha dato l'ordine, perché io ne ho tante di cose per cercare di risolvere questa situazione. Io mentre stavo discutendo, cioè, posso aver fatto una modifica al tubo? No, perché eri pure sotto. È un lanciafiamme. Vabbè, ma è un lanciapatate. È rapida, ma perché voglio fare un'arma. Ho capito, è già un'arma di per sé. Un cannone sparare sì, lancia un pezzo dell'aria compressa, fai qualcosa. Mica che male. Mamma mia. Se tu l'avessi fatto prima, ancora. Adesso, mentre ti sei liberata, mentre aspettavi qua, no. È che la prima cosa che fai dopo che un demone ti ha deposseduto è costruire una pistola d'aria compressa. Perché avrei dovuto usarla contro di lui. Un lanciapatate. Un lanciapatate, perfetto. Anzi, un lanciatappeti. E no, se vuoi arrivare, vedi che c'è Priya nel corridoio che si sta tenendo un bisturi piantato sulla giugulare. Io arrivo di fronte o alle spalle di Priya? Di fianco. Ok. Allora, quello che voglio provare a fare è avvicinarmi il meno possibile visto e sentito. E, come si dice, prenderla a manovra tipo Brazilian Jiu-Jitsu, tenendole il braccio lontano dal collo. Dovessi anche farle male, non è un problema. Però io lo faccio adesso, così gli do in caso un vantaggio a lui per distrarre. Anche se, ma posso, se io ti faccio tipo ad esempio una distrazione, sì? Che però non sto dando a te nessun tratto. No beh, se giusti. Allora, se stai facendo qualcosa che giustifica in effetti il fatto che tu mi stai attivamente aiutando, okay. Il narratore. Perché allora adesso che vedo questa situazione, eccetera, mi è venuto in mente di fare la cosa aria compressa, che però potrebbe essere pericolosa per usata su Eric. E quindi, visto che c'ho la cassetta degli attrezzi, prendo la batteria, quella di riserva, la metto dentro il tubo e cerco di fare un taser. Ok, quello sì. E cerco di farlo rumorosamente. Per attirare l'attenzione. Per attirare l'attenzione sua. Non ti preoccupare, Priya. Ci pensiamo noi ora. E lui mi ha preso? No, beh, ci sto guardando. Ha ancora fatto il... cosa? Difficoltà? Farlo molto velocemente, chiaramente. La difficoltà a farlo molto tipo velocemente. Tipo staccare un cavo, fare il cortocircuito. 2. Allora... Perché strappi una batteria con i suoi cavi e li lasci dentro il tubo. Sì, praticamente. Preoccupata sicuramente. Giusto per non prendere la scossa tu mentre lo fai. Meccanico, risoluta, tranquillizzante perché è un taser. Questa è molto alla Alice. No, non lo metto perché non... Un altro capolavoro. Inventrice rapida e riparazione di fortuna. No, non lo prendo tranquillizzante. Però stava. Non ci stava, eh. Tu l'avresti usato per fare un sedativo tranquillizzante. Estraggo 4. Qui. No, 3 perché tanto ne ho 2 neri. No, 3 neri. Estraggo 4. Parkour. Oh la la la. Bravo. Tre successi puoi anche raccontare qualcosa di più, oltre ad esserci riuscito. Esatto, adrenalina. Tre successi, vabbè, chiaramente la distraggo, perché non, questo qua è quello che penso io, poi in caso dimmi tu, perché comunque ha bisogno di un corpo, e se qualcosa è inconscia non può farci molto. E quindi forse il taser gli dà un po' più problemi del se ci spariamo a vicenda, che di quello non gliene frega niente. Questo tra l'altro è il taser che Eric ha nel... Per quello ha il taser che Eric... Quindi prendo praticamente la batteria di riserva, la prendo con i denti, strappo l'involucro e inizio a fare dei collegamenti molto veloci, stringendo il tubo con del nastro, e quando fa, dammi un attimo, questo è per te, Priya. Ti devi fare così, ed è un taser, una dose, una scarica sola, però tipo rischia quasi di ucciderti. Ok. Intanto vediamo se in tutto questo tu ti avvicini silenziosamente. Allora, e gli do un vantaggio. In realtà, più che silenziosamente, l'importante è che la cosa accada sufficientemente in fretta da evitarle di tagliarsi la gola. L'idea è che alla fine di questa roba, se è andata come voglio io, ci sia lei con la faccia spalmata contro la paratia, anche se questa cosa, il più lontano possibile dal braccio tirato in trazione dall'altra parte. Io vorrei mettere nel sacchetto veterano, proteggere, brutalizzare, che è un bellissimo tratto brutalizzare. Non hai preso infallibile? No, infatti non metterò ultimo giorno facile raieri, perché in realtà io l'ho messo nell'idea di evitare che gli altri si giustifichino, non di
tutto ciò che è difficile lo supero. Vecchio bastardo. Beh, sì, stai prendendo una alle spalle. E più uno mio. Esatto, quindi metto. E la difficoltà è 3. Ok, 4 perché anche io inizio a crederci. E il fatto che lei si stia puntando qualcosa alla gola non mi rende per niente. 4 e guarda di bianchi. 5 bianchi. 4, 5. Io pesco 3. Mannaggia, rischioso. Non so. La statistica. E anche con 4 è rischioso. Estrai tanto, quanto vuoi, quanto vuoi. Aspetta, 3. Ok, bravo. Uno lo metto in adrenalina. Il nero me lo prendo io. Ok. Perché io lo sto distraendo. Quindi il. Sto guardando, faccio. Ti scaccerò da quel corpo e tu non avrai più niente da fare. Perché non si prendono le altre persone. Tu sei una brutta cosa, tornerai in quello schifo di cubo, ti sigilleremo e ti porteremo nel nulla assoluto. E ti do anche un bianco in più, però. Sì. Quindi io ho. E io il nero. Ah, allora, pardon. Mettilo pure nel saccoccio. Ha usato il. Il suo ideale. Ha usato il suo ideale. Sacrificio per la mia famiglia. Si è presa il nero al posto mio. La sventura al posto mio, ma mi ha dato un bianco. Quindi ha fatto 3 bianchi. Sì. È tipo un critico. Allora. Provo a raccontare. Dimmi tu se. Allora. Uno, l'ho disarmata senza farle male. Due, la scossa. Tempia contro, cioè mano contro tempia che le ho dato, ha creato uno shock sufficiente da farla tornare lucida almeno per un po'. E beh, no, basta, non ho creato danni collaterali, cioè un successo super pieno. Lei e io c'ho una sventura, sì, purtroppo sì, che l'ho fatto incazzare un po' la cosa. E tutto questo funziona e l'hai anche distratto. Però il problema è che tu sei posseduta. Sì. E quindi in questo momento lui non riesce a puntare il taser contro di te perché tu ti stai opponendo. Però tu stai usando tutta la tua attenzione e volontà per non fare niente. Per non fare nulla. Quindi in questo momento stunnata. La tua sventura è stordita. Stordita. Sì. Oppure combattuta. Perché se provo a fare qualcosa è possibile che parte. Perdi, esatto. Quindi combattuta ci sta. Anche Arses, se vuole nel frattempo arrivare. Io ho seguito l'ordine del capitano e arrivavo con il pad in mano, stavo leggendo dati tranquillo. Entro nella stanza, alzo la testa. Che cazzo sta succedendo qua dentro? Capitano? Abbiamo trovato il cubo. Solo che non è solo un cubo. La capitana. La ragazzina è strana. Tutti sono strani. No, guardala, è strana adesso. Ha un occhio nero e l'altro no. E c'è tipo la mano. Perché tu eri alle sue spalle, non la vedevi? Sta con porta strana, te la ferma. Capitano, e questo sì? Lo sentite voi tre, che okay. Siete venuti certo. In diretto contatto con il cubo. Ti dice, io sono pronto ad accettare il patto che mi hai proposto. Sì. Quale patto? Allora... Li facciamo scendere sul pianeta più vicino? No. Scendiamo io e te. Quale patto, capitano? Mi sta bene? Sta zitta e ti metto come la faccia contro la paratia. Mi sta bene? Oh. Ho un'ottima idea su dove trovare un'altra nave. Non farlo, capitano! E lascio per parlare, lascio il controllo. Ok, e in quel momento... ti taserizzi. No, più che tase così, secondo me è proprio tipo si è sbattuta contro il muro. Basta. Oh, io non ho fatto nulla. Non farlo, Eric. Adesso basta. E allora, ma con chi sta parlando, capitano? A terra mi lancio contro cerco di soccorrere. Esatto, cerco di soccorrere la ragazzina. Non abbandonarci, Eric. Tu sei un ottimo pilota, io non ho intenzione di tornare a essere lo schiavo di nessuno. Siamo una famiglia! Atterra sul primo pianeta che troviamo, fidati. Possiamo combatterlo! Prometto che me ne andrò. Sì, ce ne andremo. Io sicuramente. Va bene. L'importante è che tu lasci andare loro. Oh, sì, sì. No, no, non abbandonarmi di nuovo! Ho ben di meglio da fare che tutto questo. Accetti quindi? Sì, accetto. E in questo momento ti svegli
Sei all'interno di una nave, sicuramente, perché senti il rumore di ronzio di sottofondo dei motori. Vicino a te c'è il giudice, che abbraccia Conserte davanti a te, sta cantilenando e salmodiando a bassissima voce. La sala è quasi completamente senza luci, ci sono solo due o tre candele che illuminano a malapena la stanza. L'aria ha un odore malsano, quasi nauseabondo, da tanto è dolce e dalle spezie e dalle droghe che sono state probabilmente bruciate in questa stanza. Infatti adesso noti che il giudice ha una maschera che gli copre il volto, che sicuramente lo sta proteggendo da tutto questo. E la voce dentro di te ti dice: beh, io ho lasciato andare gli altri. Ora è il tuo turno di portarmi fino alla mia nave. Va bene. Quando dici va bene, il giudice vede che sei sveglio. Fa per allungarsi verso uno dei pugnali che aveva lì di sicurezza. Che cosa fai? Vabbè, io sono libero. Sì. La vocina è quieta, non lo sento. In questo momento ti ha solo detto, è il tuo momento di fare quello che hai detto. Ok. Va bene. E allora scatto verso i pugnali anch'io. Fai una prova e la difficoltà è 2, perché il giudice non era pronto, per quanto abituato e addestrato, non era pronto al fatto che tu ti svegliassi. Allora, tattico, strategia. Scusa un secondo, in che senso? Siamo in gioco o fuori gioco? Perché io in teoria c'è una cosa che posso usare. Ah, siete fuori gioco, okay. Decisamente, perché i vostri corpi giacciono nella stanza privi di vita. Ok, immaginavo. Ma nella mia stessa stanza? Sì, ma sono stati uccisi dal giudice, perché il pugnale è quello ed è piantato nel petto di ciascuno. Ok. Attivo subito il mio l'effetto del mio ideale fuori gioco, che è sempre l'altro lato di fallire significa imparare. Allora, devo raccontare un discorso motivazionale che avevo fatto tempo fa a lui e... Scusa, intanto conti bianchi. Io sì, sì. Così. Beh, in realtà la possiamo tenere narrativa, ok? In realtà si risolve quantomeno per questa sessione con una qualità che ha in più, d'accordo? Io ti passo il mio tratto cardine, che è proteggere. Mm-hmm. Quindi adesso da adesso in poi tu ce l'hai. Io t'avevo detto tempo fa, una volta che avevo bevuto molto, ero mezzo sonnecchiante, mi ero addolcito un pochettino e gli altri non c'erano, t'avevo detto che io ero molto duro con voi perché i ragazzi nascono e crescono troppo ammorbiditi dalla vita protetta che si fa oggi, perché io ero uno dei carcerati del Terzo Orizzonte e mi sono rifatto una vita. Mm-hmm. Ti ho detto che tu comunque un po' di palle avevi dimostrato di averle e che io prima o poi avrei tirato le cuoia perché ero vecchio stronzo e tu avresti dovuto prendere il mio posto. E che a volte proteggere qualcuno significa arrivare a metodi estremi. Volesse anche dire diventare la cosa peggiore che gli altri possono vedere in te. L'importante è che questo li porti a cercare di essere il più lontani possibili da te e diventare ciò che di meglio possono essere. Ok. 2 di difficoltà. Ok, io uso protettore, tattico e strategia per trovare il modo migliore per arrivare velocemente al pugnale più vicino, quindi essere in anticipo su di lui, armamenti per impugnarlo al volo, saldo nelle decisioni perché lo voglio fare fuori e disciplinato e soldato fedele alla causa perché io mi voglio anche vendicare di questi stronzi malefici. Proteggere non si applica perché sennò siamo morti.
Strahd ce l'hai. Protegge la sua vita. In effetti. E il vostro ricordo? Strahd? 3. Boom! Solo bianchi. Ma... Headshot. Ok. Come lo uccidi? Allora, scatto, prendo il pugnale, lui non so se è spaesato dallo slancio o che, comunque sia, mentre lui si sta orientando su dove sono io, mm-hmm. io cerco di passare di fianco in diagonale e col pugnale tagliargli la gola, senza intaccare il vestito e la maschera perché me li voglio mettere. Con 3 ce la fai. Dai. Ok. E mentre lui è lì che gorgoglia con la gola squarciata, mi avvicino alle sue orecchie piangendo e gli dico: erano i miei amici. E lui ti dice: il male non può essere libero. Mentre muore davanti a te. Col sangue che gli sgorga dalla bocca. E la voce nella tua testa dice: ma io non sono il male. Io sono solo un incompreso. Come molti degli abitanti di questo orizzonte. Perché mi hanno rinchiuso lì dentro? Solo perché non capivano che essere fedeli alle icone non è tutto quello che una creatura può fare nella vita? Perché essere fedeli alle icone è solo essere fedeli a un altro tipo di schiavitù? Perché essere fedeli alle icone, che cosa ha mai portato a qualcuno? Nulla. Le icone sono lontane e sicuramente voi non avete ancora capito che cosa sono le icone. Ma saranno discorsi per un altro tempo. Ora, se possiamo andare... Guarda, l'unica cosa che ti posso dire in maniera molto sincera in questo momento è... che non me ne frega niente. Meno parole e più corridoi attraversati. Certo. Scusa un attimo, mi devo cambiare di abito. Io attiverei il mio talento fuori gioco. per cui avevo insegnato a Eric tempo addietro a cavarsela nella situazione in cui fosse da solo o comunque anche da solo al comando della nave, non sua magari, e recuperare un po' di informazioni, il minimo indispensabile per una mappa, per uscire, la strada più veloce per l'hangar, navi incustodite, codici per passare le porte, in modo tale che questa informazione chiave che riguarda il posto dove si trova su un computer a cui può accedere lo possa scoprire velocemente e guidarlo verso la salvezza o l'obiettivo. Ed è una cosa che trovi nel datapad che trovi addosso al giudice. Tra le varie cose che ha addosso c'è anche un elenco dei manufatti che sono stati recuperati per essere giudicati e purificati. Mm-hmm. Una di queste è una nave di classe 3, bella veloce, e c'è scritto in che hangar sta e in che posizione sta. Ok, quindi si chiama Calypso, non ha le cabine di lusso. Ok. Cammino con grande calma come se fossi un giudice, quindi cerco di imitare al meglio i loro tratti fondamentali nell'avvicinarmi all'hangar, facendo tutti i corridoi, seguendo il pad, ma non dando a vedere che lo sto seguendo tipo navigatore, quindi me lo tengo vicino, ogni tanto sbircio con l'occhio la strada che devo intraprendere, cerco di muovermi nei corridoi in maniera molto... con basso profilo, ecco, mettiamola così, per quanto possa farlo un giudice, e poi piano piano arrivo all'andare della Calypso. Allora, la difficoltà è 3. Sarebbe 2, ma ne hai uno in più perché comunque sei mezzo sporco di sangue. Certo. Se uno presta un po' di attenzione... Se uno mi chiede qualcosa, devo giustificare una serie di particolari. Allora... disciplinato... soldato fedele alla causa, protettore, proteggo me, proteggo lui, cioè arrivando veloce alla Calypso io proteggo la presenza che mi porto dentro. Sì. Direi più tattico,
cioè cercando di nascondere fisicamente tutte le cose che possono essere notate e stop, direi. Stop. Dimentica. Pesco 3. Boom, boom. Urca. Due sventure. Ma in quel momento io mi tiro su. E sanguinante nel corridoio, in fondo dove c'è tutta la gente che probabilmente immagino se ne stiano accorgendo, mi prendo tutti i suoi neri e tiro un bianco in più. Un sanguinante Eric, guardando però verso i tizi, io non voglio morire, ma devi salvarti. E faccio sparare le cabine di lusso. No. Alla nave di fianco. Mamma mia. Fai così e la cicatrice che mi prendo è morente. Che poi avevamo modificato la nave, quindi ora vai in overdrive, okay. Il reattore. La scena per distrarre la gente, perché la gente lo sta guardando un po' stranito, no? La scena è molto bella, purtroppo però non funziona così. No? No, perché non siete mai saliti sulla nave, oh, effettivamente. Era tutta un'illusione. Allora, non succede nulla, però le guardie si girano verso di te, lasciano andare il giudice perché non hanno nessun motivo di dubitare di lui. Non so se posso intervenire. Io avevo fatto una modifica però alla nave con cui avevamo attraccato. Vero. E c'era il programma, il Bugs Bunny, che se lo attivavamo faceva andare in override il reattore della nave. Quindi magari a no, quello. Beh, no, però in realtà ci sta, perché vedono una tizia sanguinante che c'è fuori che fa... In realtà lui scappa e mi accascio perché per terra. Le guardie tornano verso di lui. Se poi vuoi pure far esplodere la roba, io mi accascio per terra. Mi piace il film di Michael Bay. Ah, okay. Io mi avvicino, vado verso la Calypso. Ehi tu, mi senti? Mm-hmm. Come ti chiami? No, oh, il mio nome non ha importanza. Va bene, il mio nome non ha importanza. Da oggi mi chiamerò Eric. Va bene, Eric. Eric Lasarda è il mio nome. Va bene. Tu da oggi ti chiamerai... Niente, tu non esisti più. Ok, io non esisto più e volevi delle emozioni? Sì. Bene, quella che stai sentendo adesso in Io non esisto più è un cuore spezzato. È ottima. Ti piace? Ottima. Oh, anche no. Se sulla lunga potrebbe essere un po' fastidiosa. Beh, saprai tu farmi fare una vita di divertimenti. Oh, su questo non c'è dubbio. E vedi che allunga un braccio verso una delle casse di fianco a cui passi. Di quelle marchiate per essere distrutte, prende una bella bottiglia e inizia a bere. Ok. Smette un attimo di bere e ti dice: tu non bevevi, vero? No. Ottimo. E inizia a tracannare l'intera bottiglia in un colpo solo. Tu inizi a stare male perché tu senti che il tuo corpo sta male. Lui va avanti come se non ci fosse nulla. E arrivate davanti alla Calypso, che sembra completamente inerte. Ok, provo ad aprirla. Appena avvicini la mano, vedi che l'ombra proiettata da te sulla Calypso in qualche modo attiva i circuiti della Calypso, che apre le porte invitandoti a salire. E qua finisce il flashback. Mentre anche c'è uno zoom sopra con un corridoio con i tizi, stanno cercando di prendere una tizia che sta perdendo sangue ovunque. Nell'altra stanza dove ci sono gli altri tipi torturati e martoriati, di cui una si è tagliata probabilmente la gola con bisturi. Non mi piace giocare in Odin così, perché è finita la speranza, ha vinto la disperazione. Non è finita, c'è uno. In realtà noi siamo andati a terra tutti, quindi la speranza è arrivata a zero. Che non vuol dire che non possa tornare su. Ah. Non vuol dire che non possa tornare su. Vabbè, basta fare così. Ma è tutto sulla speranza. Esatto. È tutto. In realtà, cioè, ci sta che non sia la fine. La sua speranza si è riacceso adesso che ha ripreso i ricordi. È quello il discorso. Cioè, comunque lui ha combattuto fino adesso. Però, minchia, che peso. Lui sono anni che combatte contro sta cosa. E sa che il suo corpo è andato distrutto dal coriolone. Sei per l'esattezza. Sei lunghi anni. Sei lunghissimi anni. Coriolone. Di post sborio continuo, di hangover permanente. Ogni tanto ti lascia sentire un po', giusto per darti fastidio. Cioè, tra l'altro, se fosse un film sarebbe veramente una merda, con la ragazzina che alla fine fa almeno qualcosa di buono fatto, clic.
E tu dici, no, cazzo, ma dai, me l'hai fatta male fino adesso. No, è proprio quella. Fammi sparare almeno le porca puttane cabine di lusso. Però la distrazione funziona uguale. Però tu da spettatore dici, che merda. Questa è la differenza tra un film di Michael Bay e un film horror, mi spiace. Beh, l'importante è la distrazione, sì. Bene, era quello che cercavo di ottenere, quindi ci sono riuscito perfettamente. Me ne immaginavo peggio, devo dire, il passato di Eric, molto peggio. Beh, comunque, no, è la fase finale è tremenda. No, sì, sì, ma non so perché me lo immaginavo molto peggio. Ah, più morte, più... Gli è morta l'unica famiglia, praticamente. Sì, ma me lo immaginavo... Che poi sarebbe stato pesantissimo. Ma da quello che mi immagino... Forse sai come dice anche Lovecraft, no? L'immaginarsi... è sempre peggio di poi vederlo, perché questa qua è una cosa tragica. Ma adesso, senza dire cosa mi immaginavo, solo di idea mi immaginavo molto di peggio, tipo sempre quelle storie che non riesci a concepire, perché non ci pensi, ma certo. Perché devi considerare i 6 anni dopo. Esatto, quelli sono stati, cioè, 6 anni di torture, sì, certo. In più comunque questa cosa è finita, che lui si è sacrificato per evitare che voi moriste e voi siete morti perché eravate già morti prima. È stato, sì, solo, no, ma in tutto non c'è una cosa che non sia andata male. Ma nella mia idea, se non ci fosse stato per quello, sarebbe pensato di peggio. Meno triste, ma peggio. Ecco, ecco, quella è una cosa che mi ha colpito. Io ho detto, cavolo, è stata quasi leggera, però poi mi sono reso conto del dramma che stava sì, in realtà. Cioè, sì. Proprio l'ultimo pezzo, sì. Dove lui ha parlato del cuore spezzato. Ma quando è che eravamo morti? Non siamo mai partiti, ripartiti. Non siete mai, no, partiti. Esatto. Ma quello che mi manda a male è che io pensavo che... Quindi non c'è andato il cubo. Eric... Ci hanno preso e ci hanno fatto gli esperimenti. Sì. Okay. Io ero convinto che Eric avesse mandato la sua personalità in vacca e quello fosse in qualche modo Eric. Sì, che teneva... Invece no, non c'è niente di Eric. Lui sta giocando l'oscurità. Eric è lì, è pupazzo. Però se noi ricordati che c'è un puntino di bianco nel nero. Sì, però se noi fossimo coscienti della sua storia da personaggi, c'aveva ragione zero. È vero. Perché non è che ormai ha preso un po' di sentimenti umani e quindi è così. No, va distrutta, è oscurità terribile, andrebbe distrutta. Faceva bene zero a usare la bacchetta, poi magari faceva solo danni, ma avrebbe fatto bene. Aveva fatto bene. E poi la prossima settimana magari Zero ha fatto anche cose buone. Zero ha fatto perché anche è 98 buone. Milioni. Ha bonificato le strade. Quello che avete ascoltato era Fumble. Il treno arriva in orario quando c'era Zero. Esatto. Perché sennò la bacchetta. Tappeti per tutti. Zero ritardi con e Zero. Difatti Zero lo vedono tutti quelli commercianti di tappeti. Esatto. Avete ascoltato Fumble, zero, che è il primo ritardi. Podcast zero tolleranza, zero ritardi. Actual play di giochi di ruolo in Italia. Abbiamo giocato a Not the End, anche se la campagna è quella di Coriolis. Not the End lo trovate nel nostro gruppo di playtest. Era proprio questa in realtà è più un prequel a una sessione di Not the End. È vero? Sì. È perfetto, è vero. È una perfetta sessione zero. No, basta! Un monomaniaco. Di Not the End, no? No, però è vero, è verissimo. Con la speranza che ha fatto... E adesso, sì, è vero, è vero, è vero. Perché poi in realtà io ho la speranza, scusate, non voleva... Però che nella campagna di Coriolis l'equipaggio... in qualche modo abbia portato una scintilla di speranza nella vita di Eric. Perché comunque noi l'abbiamo tollerato. Sarà quello il pallino bianco. Lo vedremo. Però questo fa capire molto. È un token bianco nel mare di neri da estrarre. Ebbene sì. Eric è un sacchetto. Lì sarebbe utile il potere, mi prendo tutti i tuoi token. Eric è il sacchetto dei token. Esatto. Esatto. Di Samad, esatto, no. I punti oscuri, sì, esatto. Io quanti sono? Tantissimi. E tutte le volte ci vediamo. Tu sei qua tutta la settimana, eh? Tagliene un po', Pierpiero. Sono 98 milioni. No, ne aggiungo io. Io li conto a fine sessione. Non è vero, li hai mai contati? Assolutamente, però volevo mettermi il terreno addosso. No, no, perché ti li conto io di solito, quindi ah, okay. In sessione. Però io un po' ci ho creduto, ho contato tutti i metalli che abbiamo fatto dall'inizio, ho detto, conterà anche quelli. E no, perché quelli sono una cosa importante. Lui conta solo i metalli, i tiri che facciamo durante le partite, che non serve a nulla per la sua vita. E perché contare i punti oscuri serve? Beh, i punti oscuri servono al tuo ruolo da master. Sì, ho capito, ma finché il sacchetto suona ci sono.
E che dire, settimana prossima ci troviamo di nuovo con Coriolis, sempre il venerdì sera, sempre su Spreaker e su Facebook. Ci trovate su YouTube, ci trovate su Spotify, iTunes, Google Podcast, qualunque cosa abbia un modo di riprodurre video o audio. Al Free RPG Day. Ci trovate al Free RPG Day a far provare un sacco di roba. Cosmico. La storia di Eric è un incubo. Mica questa e su questa chiudiamo. Ma non dovevi dirlo dopo. Ciao. Ciao, settimana prossima. Sento freddo.